Appassionati di motori, ben ritrovati in questo freddissimo autunno, perché così si può dire almeno dalle mie parti. In realtà siamo al 20 maggio 2019 e sono qui insieme a Edoardo Forcieri, che saluto, per commentare il terzo round del campionato 500 Abarth. Ciao Edoardo. Ciao Matteo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Buonasera a te. Non voglio chiederti com'è il tempo dalle tue parti, ma qua fa veramente freddo, sembra veramente molto diverso dal tuo, purtroppo. Sì, dici bene, ormai aspettiamo Natale che è alle porte. Beh, però a noi questo piace, perché solitamente quando siamo in questa stagione vuol dire che i campionati sono ancora un po' nel vivo, ci saranno poi altre possibilità di correre. Invece siamo a maggio, stiamo per arrivare a fine stagione agonistica. Infatti questo è il terzo sui quattro round del 500 Abarth, l'ultimo campionato, o meglio l'ultima serie di campionati che si svolgeranno quest'anno su esportseries.net. arriviamo da un secondo round a Donington, dove non so se tu hai avuto modo di vederla, ma io mi sono divertito tantissimo a commentarla con Paolo, dove veramente ne sono successe di cotte e di crude, e presumo che anche qui ne vedremo veramente delle belle, Edoardo. Sì, ho avuto modo di seguirla seduto comodamente sul divano e di riguardare alcuni spezzoni dopo. È vero, in effetti, tra l'altro è stato molto simpatico l'articolo pubblicato sul portale sportseries.net, che la paragonava ad una Moto 3. Beh, in effetti in alcuni frangenti è parso proprio di vedere una gara di moto. Le vetture si prestano, i circuiti anche si prestano a grandi battaglie, grandi e repentini cambi di posizione, e senz'altro lo spettacolo che abbiamo visto a Donington immaginiamo si ripeterà a Vallelunga, anche in considerazione dei tempi che i piloti hanno fatto registrare nelle prequalifiche, tutti estremamente vicini. Sì, nell'arco, no, 26 piloti nell'arco di 6 decimi, e a maggior ragione secondo me rispetto alla gara precedente. Ne vedremo ancora di più di cotte di crude, e come dicevo in chat, hai ben letto, esatto, vedremo 26 Abarth fiammanti sputare fuoco dai terminali di scarico, vedremo chi ne uscirà vivo. Edoardo, ti chiedo una cortesia, secondo me sei un po' troppo vicino al microfono, perché sento che va un po' in saturazione, quindi se hai modo di allontanare. Facciamo un check sound in diretta, il bello della diretta. Prova. Adesso va, yes, va veramente benissimo. Comunque, restando in tema Draghi, possiamo vedere che il nostro grafico Paolo si è divertito quest'oggi a mettere un bellissimo cartellone all'ultima curva della pista con Game of Thrones e il mitico Fantozzi, Paolo Villaggio. Vedremo tanti dritti lì, a mio parere. Sì. Decisamente a tema, Paolo non ha mancato di cogliere l'argomento di attualità questa sera. Infatti la gara è direttamente rivaleggiata dal finale di serie, di stagione, di una serie TV, Game of Thrones, che credo tutto il mondo conosca, che va proprio a uscire, diciamo, in Italia questa sera su Sky alle 21:10. Quindi siamo in competizione con una serie TV mondiale, ma questo non toglie comunque il piacere degli appassionati. Vedo che gli spettatori stanno continuando a salire su YouTube, pertanto significa che la passione per i motori batte quella per i draghi e per il fantasy. Beh, la diretta scorsa avevamo toccato punte di 100 spettatori, non me lo sarei mai aspettato. Segno comunque che questa formula, questa Abarth, può storcere il naso, ma secondo me attira tante persone. È semplice, ci vuole poco per assettarla come si deve, ci vuole tanto però per andare forte, perché fare la differenza non è semplice. Abbiamo visto a Donington la pole position di Luca Franca per soli 4 millesimi, 4 millesimi con questa macchina è veramente pochissimo. 7 millimetri, forse qualche centimetro. Esatto, e quindi staremo a vedere stasera, sarà interessante. Abbiamo visto anche dei nuovi team, ha approdato su Esport Series anche il team dell'Esport Palace, quello di HK Informatica a Bergamo, con Frattini. Questa sera saranno ben di più i piloti, quindi attenzione, perché potranno dire la loro, anche se i veri mattatori fino ad ora sono stati gli Rivetto Racing Team con Claudio Ceccalupo, che per ora ha fatto 2 su 2, e vedremo se stasera riuscirà a prendere il terzo, a fare la tripletta. Beh, il suo obiettivo è senz'altro quello, ha fatto segnare il miglior tempo assieme con il suo compagno di squadra, di scuderia, Cesare Penco. I Rivetto sono decisamente in forma e stanno facendo un campionato strepitoso, quindi l'obiettivo di Ceccalupo, anche per stasera, sarà senza ombra di dubbio quello di vincere e di, in questa ipotesi, ipoticare il campionato.
Nel frattempo hanno aperto il server, ti consiglio di cercarlo, non tra i vari, tra i bookmarks perché non lo vedrai, ma Ti direttamente ringrazio, dalla ma io lista. sono già dentro, Ma sono avvisami, più avanti ma di quanto avvisami. non credi. Allora vado con la sigla iniziale e ci sentiamo tra poco. A tra pochissimo! Direi tutto pronto per la qualifica, Edoardo. I piloti stanno entrando, sono entrato anche io e siamo pronti per commentare questi fantastici 20 minuti di qualifica. Ricordiamo un attimo il classico format che si svolge su Esports Sirius oramai da un anno a questa parte, Edo. Sì, il format è il cosiddetto formato hardcore, cioè sostanzialmente le qualifiche hanno una durata prestabilita di 20 minuti. I sim driver devono, no meglio, non possono schiacciare il pulsante ESC per tornare ai pit stop, per tornare, pardon, per tornare ai pit, per tornare ai box ed effettuare il pit stop, ma devono necessariamente transitarvi all'interno attraverso la pista guidando. Quindi questo cosa significa? Una difficoltà ulteriore per i piloti che da un lato devono studiare la strategia di qualifica che può prevedere eventualmente anche una sosta per cambiare gli pneumatici o effettuare un rabbocco di benzina e allo stesso tempo evitare durante la loro percorrenza, i loro tentativi di qualifica, di danneggiare l'auto perché nel caso l'auto venisse danneggiata tale da non essere in grado di rientrare ai box, la qualifica del sim driver terminerebbe in quell'istante. Questa è la caratteristica un po' particolare che rende le qualifiche su esportsseries.net così avvincenti. Ricordiamo anche in questa occasione quali sono le possibilità che i piloti hanno per quello che riguarda gli pneumatici, che hanno un'unica mescola, quindi le possibilità sono limitate, solo la mescola hard. Abbiamo visto soprattutto in gara 1 addirittura molti piloti scendere in pista e non rientrarvi, per non rientrare più ai box e fare un unico stint di qualifica, strategia che soprattutto per determinati sim driver che impiegano qualche tempo in più a scaldarsi e a trovare il giusto feeling con l'auto e con il tracciato, può essere vincente. Altri invece hanno deciso di spezzare la qualifica sostanzialmente in due stint, montando un pneumatico nuovo e facendo un rabbocco di benzina. Vedremo qui a Vallelunga quale strategia sceglieranno. Perfetto, sei sempre impeccabile come al solito. E visto che le qualifiche ancora non sono partite, direi che possiamo anche un attimo ricapitolare la situazione classifica generale. Ma andiamo adesso in live la classifica piloti. Sono veramente tanti, 32, ma andiamo magari a far vedere un po' la top 10 con la prima posizione che oramai è di pianta stabile di Claudio Ceccalupo del Rivetto Racing Team con ben 100 punti, quindi 2 vittorie su 2 come abbiamo 3 su 2, detto. sì. È seguito da Mauricio Dos Santos, distaccato di ben 22 punti. Ha chiuso il primo round in sesta posizione, poi un crescendo nel secondo round in terza posizione, partendo da molto indietro. Seguito da Liberato Molle con 70 punti. Come
Poi troviamo Giulio De Andrés in quarta posizione, Luca Franca quinto, Pasquale Lupoli del Mennato Moffa Sim Racing in sesta posizione, Alessandro Del Pero in settima, Luca Rosmarino sempre del Mennato Moffa Sim Racing in ottava, Fabrizio Frattini dell'Esport Palace Racing Team e poi Alessandro Fokker Privato. Intanto le qualifiche sono partite, andiamo velocemente con la classifica team che vede il Rivetto Racing Team dominare con 164 punti. Sono veramente un'enormità. Sono quasi 50 i punti che hanno su Drive In Autosport, che seguono a 116, e terzo il Mennato Boffa Sim Racing. Diciamo che oramai il campionato si può quasi considerare chiuso. Si giocano il gradino, il secondo gradino, il Drive In e Mennato Boffa. Attenzione, attenzione, perché Franca stasera è in gran forma e ce ne farà vedere delle belle. Andiamo live, Edo, chi vogliamo seguire? Sì, beh, allora i piloti sono appena scesi in pista, quindi stanno ancora facendo il giro, l'outlap, il giro di lancio. Beh, io direi di cominciare con il leader del campionato. Io partirei da Claudio Ceccalupo, che se lo merita. Andiamo a cercarlo, ricordiamo che abbiamo anche la doppia regia, quindi possiamo godercelo sia on board che con la visuale TV. Non lo trovo. Eccolo qua, Claudio Ceccalupo sta prendendo un po' di spazio, andiamo a prenderlo anche. Sì, perché ha dei piloti, il suo compagno di squadra è molto veloce, Cesare Penco, davanti a lui di un centinaio di metri, ma tra loro c'è Fabrizio Frattini che, insomma, non me ne voglia, credo non abbia dimostrato di avere lo stesso passo di Insomma, tutti e due. è arrivato secondo gara scorsa, secondo o terzo, eh? Ah, Quindi. perfetto, io ho visto un tempo di prequalifiche, allora forse mi confondo, ecco, grazie, mi hai fatto i complimenti poco fa per la precisione, giustamente ho sbagliato. Comunque mi sa che fanno tutti due giri di riscaldamento, sono con Ceccalupo e mi sembra andare veramente molto piano, lì davanti stanno zigzagando, quindi attendiamo ancora un attimo, intanto godiamoci sia la visuale onboard che la visuale esterna, provate a giocare un po' con i filtri per rendere il tutto ancora più realistico, che spero che da casa gradiranno questo risultato ottenuto, fateci sapere, siamo sempre qui a lavorare per voi per migliorare il prodotto. A me piace tanto, non so se tu hai modo di vederlo un attimo nella diretta. Sì, a me piace, devo essere sincero, non, direi che hai fatto un buon lavoro di grafico perché c'è una sorta di fotorealismo per certi versi, per cui sì, bravo, te lo approvo, vediamo cosa Ok, dice. perfetto, perfetto. Ti ho alzato un po' il volume perché non sentivano da casa, eppure sei già a più 6 decibel, quindi speriamo che questa situazione si possa risolvere. Ok, provo avvicinando di un No, no, centimetro no, il no, no, microfono. non ti preoccupare, va bene così, ti ho Ok. alzato. Penso che il problema sia quando parlo io che automaticamente abbassa il tuo volume. Può darsi, oppure più semplicemente è colpa della regia, quindi tua. Esatto, quindi è sempre colpa mia. Andiamo, adesso possiamo seguire Ceccalupo. Lascio a te la parola per presentare un attimo questo circuito in versione short. Sì, è una versione particolare di Vallelunga che si presta a diverse configurazioni, per cui questa, dicevi bene, è la versione short, quindi vediamo che seguito il rettilineo, se entra nel lungo curvone che si fa in pieno destra-sinistra, per poi arrivare laggiù alla staccata dove i piloti tenderanno a frenare intorno ai 50-60 metri ed affrontare la curva in quarta marcia, mi sembra, una curva che si raccorda, difficile da raccordare destra-destra, per poi proseguire dritti anziché svoltare, diciamo come si fa tradizionalmente nella versione integrale del circuito. Tagliare di fatto il tracciato con una semicurva che sta affrontando adesso Ceccalupo, un destra-sinistra, anche questo si fa in pieno, cercando di uscire puliti e non essere rallentati dalla ghiaia, per poi arrivare ad una staccata più importante, che i sim driver percorrono in terza marcia, una curva a destra da raccordare con la successiva curva a sinistra. Sono due curve molto lente, per cui è necessario rallentare la macchina il meno possibile, per non perdere velocità. Ricordiamo, auto con poca potenza, per cui perdere velocità significa poi doverla riguadagnare e fare una fatica bestia, passatemi il termine. Ancora un altro a destra-sinistra per poi andare verso la parte finale del circuito, dove il nostro Paolo Davide Lumi ha installato una cartellonistica speciale per la serata, con la curva a destra che di percorrenza che rimette sul rettilineo dei box e siamo di nuovo al traguardo. Un circuito che si percorre, queste auto ci percorrono in circa 1 minuto e 24 secondi, abbiamo visto dalle prequalifiche, e già in qualifica abbiamo un primo tempo di Penco che fa segnare il 1,24 e 170.
Bene, direi ottima analisi quella che hai fatto tu. Penko ha iniziato a spingere sin dal primo giro, aveva fatto un 24,5, adesso 24,1, detta subito il passo. Penko che ha avuto una crescita incredibile dall'inizio dell'anno, adesso si diletta con questi piccoli gioiellini, molto molto veloci, sono dei go-kart praticamente. E momentaneamente abbiamo appunto tre Rivetto Racing Team nelle prime posizioni. Andiamo a vedere un attimo Frank, che dovrebbe essere il primo rivale del Rivetto Racing Team. Penso che stia facendo un giro piano Eh per sì, fare Frank in esperimento. questo momento sta sostanzialmente rallentando un po' Cecalupo che ha alle sue spalle. Una cosa particolare è che fa freddo in tutta Italia tranne che a Vallelunga, dove l'asfalto segna la temperatura di 38 gradi e l'aria di 31 ed è una bellissima giornata di sole. Questo mi fa pensare che le gomme hard, forse, sottolineo forse, possano essere un pochino agevolate nell'entrare in temperatura rispetto al solito. Vediamo un po', Franca va a chiudere Franca in. si Ok, lancia. Sì, va a chiudere mentre Cecalupo alle sue spalle si lancia. intanto Beh, abbassa. 1,24,6 per Franca che si mette in terza posizione, interrompendo il terzetto Rivetto, che però si ripristina subito con un bel tempo di Giulio De Andreis che si posiziona in terza posizione. Subito, però, Mauricio Dos Santos del Drive In Autosport si mette alle spalle di Penco a meno di due decimi. Sì, 24.358, nel mentre ho modificato il mio di volume abbassandolo, cercando di livellarlo al tuo, quindi da casa, diteci se può andare bene. Ottima la risposta quella di Mauricio Dos Santos, che deve veramente sperare in un patatrac di Cecalupo e ovviamente far bene lui per ambire ancora al primo posto. Eh beh, Però sì, vedremo. Cecalupo credo che farà il tempo, quantomeno si avvicinerà, se non abbatterà il muro del 24, si avvicinerà senz'altro ai tempi di Penco. È battibile secondo te il muro del 24? Penso di sì, perché comunque 169 millesimi qua con una 500, basta farla scorrere un pochettino di più in curva e li puoi recuperare, ma possiamo anche andare a vedere nelle prequalifiche tutto questo grazie Ah, nelle all'app. prequalifiche credo però che nessuno l'abbia battuto. Ma Ti guarda. spoilero l'app che stavi per mostrare. No, io non volevo mostrare nessun l'app, ma volevo fare la sponsorizzazione all'applicazione di osportsirius.net per Android, ma me l'hai rovinata. Fa niente, fa niente. No, comunque anche a Vallelunga hanno fatto segnare dei tempi in media 5 decimi più bassi rispetto alle prequalifiche. Quindi teniamo sott'occhio. Dos Santos si migliora anche Fokker. Ottimo, 24.651. Andiamo a vedere anche un attimo l'Esport Palace Racing Team, il primo per ora del loro team è Ghirone in ottava posizione, 1.24.688, per trovare poi Frattini e Rota che sono ai box, quindi non possono più uscire. Frattini e Rota non No, possono più beh, uscire. dipende da come ci sono arrivati ai Ah no, box. giusto, è giusto, hai ragione, non c'è ESC, non c'è nulla, ce lo segnalerebbe la Tower, quindi hanno fatto una sosta e poi Sì, sono. infatti Frattini sta uscendo dai box, appena uscito. Vediamo se si rilancia, ma resta lì fermo. Sì, un comportamento in effetti anomalo di Frattini che all'uscita di box si è accostato a bordo pista. Non è chiaro quale sia la sua strategia in questo momento, forse è solo un momento di difficoltà, per cui tra poco immagino lo rivedremo lanciarsi tra le curve di Vallelunga. Sto seguendo Maurizio Turri, molto cattivo sui cordoli. Mi piace vedere danzare queste vetture. Poi non si capottano come nella realtà, fortunatamente. Maurizio Turri che ha fatto una prequalifica un po' meh, se così si può dire. E adesso è in decima posizione col tempo di 1.24.763. Comunque sono tutti molto 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 vicini. Si migliora De Andreis, si era migliorato anche Cecalupo, che però è stato sopravanzato dallo stesso De Andreis. Andiamo a vedere un po' Franca che sta provando a fare un attimo la differenza. Purtroppo non abbiamo il timer della Tower a sua disposizione. Si migliora Falcone. Stanno tutti facendo ottimi tempi. Si stanno migliorando tutti, Edoardo. Sì, ti segnalo che anche Dos Santos è rientrato ai box per Per un pit, cambiare. per cui uno di quelli che ha deciso di spezzare la qualifica in due stint, sostanzialmente. Vedremo i suoi rivali quale strategia sceglieranno. Ottimo Melani in decima posizione, mette dietro Andrea Fabiani del Fasten Age e anche Turri che è in dodicesima posizione. Turri deve dare un colpo di reni per tirarsi fuori dal gruppo, perché non è mai bello partire a centro gruppo, soprattutto con questi tipi
vetture dove si entra in quattro contemporaneamente in curva, ma la lunga te lo permette anche. Sì, per fortuna il tracciato, le caratteristiche del tracciato molto ampio, permette quello che tu dicevi, anche diversi affiancamenti e traiettorie diverse che i sim driver possano scegliere per affrontare la curva. È anche vero che caratteristica di quest'auto bella, perlomeno bella secondo i miei gusti, è anche quella di poter dare qualche spallata quando si è tutti affiancati in curva. Vedremo, senz'altro i sim driver avranno modo di sfruttare tutte le loro armi a loro disposizione. Ma ti segnalo che anche i rivetto di Andrea Esatto. Siciacalupo sono andati ai pit, per cui direi che un po' per tutti c'è la strategia di spezzare la qualifica in due stint. Solo Non Payne è andato mi è avanti. chiaro se per beneficiare di un leggerissimo carico di benzina oppure perché la gomma hard, l'unica mescola a disposizione, non garantisca prestazioni per più di 2 o 3 giri. No, 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 questo non è possibile. La gomma hard ti tiene tutta la gara. Abbiamo visto anche a Vallelunga di giri veloci a due giri dalla fine. Quindi. Allora è senz'altro una questione di carburante. Esatto, esatto. Mentre Nicola Magoni ha premuto ESC, per cui le sue qualifiche sono terminate. Mamma mia, Penco, come arriva frenato in questo momento. Abbiamo visto la ruota posteriore sinistra praticamente bloccata, talmente è alto il carico sull'anteriore frenata. Guarda, guarda che bello, guarda come si bloccano le ruote dietro Eh segno. sì, C'è un in certi assetto. momenti forse fanno leva su una sola ruota per la Esatto, curva. come i kart, vediamo Penco. Qua forse un errore, non è riuscito a prendere il punto di corda. Sobbalza molto, qui la vettura rientra ai box. Mancava giusto lui, sì, Esatto. mancava lui di rivetto a fare la sosta e ora la sta effettuando. Alessandro Del Pero si migliora, risale molte posizioni, piazzandosi al Buono. momento in 12ª posizione a 5 decimi e mezzo dalla pole. 12ª posizione, 5 decimi e È mezzo, questa incredibile. è la disparità di valore in È campo, incredibile. davvero, davvero poca. Guarda, ho il vago presentimento che forse non conviene neanche cambiare la gomma al pit stop. Per non perdere tempo? Ma no, non per perdere tempo, ma più che altro perché per mandarla nel range ottimale ci vogliono un paio di giri. Un paio di giri a 7 minuti, 8 minuti alla fine, forse non ne vale proprio la Giusto, pena. Adesso corretto, corretto, mi trovo d'accordo la tua considerazione. sto cercando di vedere se la Tower me lo può dire, ma purtroppo no, in qualifica non abbiamo questo strumento, ce l'abbiamo soltanto in gara per vedere appunto la mescola, se è stata cambiata o meno e a che giro. Eh sì, in qualifica ci dobbiamo un po' accontentare, ma sono sicuro che piano piano porremo rimedio anche a questa piccola mancanza. Intanto Andrea Favini si migliora, migliora la sua prestazione, e anche Nicola Rota si migliora, risale in 13ª posizione. Io Tra. No, prego. stavo seguendo Maurizio Dos Santos, si è appena lanciato, quindi andrei un attimo on board con lui se sei d'accordo. Purtroppo Sì, ci sono già. la Tower ancora non mi dà l'intertempi, quindi dobbiamo andare un po' a naso, vedere se il giro è buono. Qua mi sembra entrato molto forte, è uscito altrettanto, sfrutta tutta la pista Maurizio Dos Santos. Arriviamo in un punto critico, questo punto qua secondo me non è semplice come si pensa, perché arrivi in questa curva a destra veloce, poi devi buttarla È dentro, questa, ecco esatto. questa è cattivissima perché è un attimo arrivare un pelino lungo e prendere taglio. Mamma mia, qua molto lungo Dos Santos, ma riesce a chiudere la spigolarla? Rallenta, rallenta. Sì, infatti nella S veloce abbiamo visto come Dos Santos abbia alzato un pochino il piede per non andare lungo, non rischiare nel taglio, soprattutto non essere rallentato dalla ghiaia che è fuori, che lo aspetta al di fuori, oltre i tappetini verdi. Quella ghiaia è abbastanza letale, perché ti fa perdere velocità in un punto dove invece hai bisogno di portartela dietro, di averne tanta. Evidentemente molti sim driver preferiscono alzare un pochino il piede dell'acceleratore piuttosto che correre questo rischio. Si rilancia Dos Santos, ma direi di andare a seguire Giulio De Andrés, che per ora è in terza posizione. Finalmente la Tower ha deciso di collaborare in pieno la prima curva. Giulio De Andrés arriva alla prima staccata, anzi forse l'unica staccata, un po' di traverso, ha messo di traverso la sua 500. Giulio De Andrés, siamo vicini alla fine del primo settore, con un ritardo di appena 25 millesimi su Poleman, che ricordiamo è Penco. Seguiamolo perché potrebbe. Adesso c'è solo 3 millesimi di svantaggio su Dos Santos. 3 millesimi. Ricordiamo 3 millesimi con le Nulla. 5. Esatto, qua forse un pelo largo. Ha preso la terra. Giulio De Andrés molto cucito qui al cordolo. È riuscito a spigolarla. Bravo, molto bravo. Molto bravo. Chiude il T2.
Ma è in ritardo, 4 decimi, secondo me ha perso tutto lì andando sulla terra. Andando sulla ghiaia, sì, Eh sì. grazie, è quello a cui ci riferivamo prima. È purtroppo un punto abbastanza bastardo, passatemi il termine. Sto seguendo adesso Franca, sta arrivando alla fine del suo giro. Vediamo un po' se era un giro cronometrato o un giro di lancio. Spero per lui cronometrato perché ha traffico. No, no, non era un giro. Era un giro lanciato, ma seguiamolo. È riuscito a sfruttare la scia della vettura dell'Esport Palace. Adesso non riesco a identificare di chi è. Quella di Yonuk Timis. New entry, infatti, adesso è in 24esima posizione. Ricordiamo l'Esport Palace di Bergamo, una struttura veramente esagerata, bella grande, dove si può andare a correre con i simulatori o partecipare a tanti altri esport. Sì, però mi offri l'assist per sottolineare ancora una volta, 24esimo a 8 decimi, a 8 decimi dalla pole, 24esimo. Sono distacchi che solo in questo genere di competizioni si possono vedere. Ma aspetta, abbiamo visto anche nell'FC1 distacchi veramente risicatissimi di 20 millesimi e lì è ancora più dell'incredibile, 20 millesimi con dei Dubito boli. però ci fossero 24 piloti in No, meno di un no, secondo. no, quello no, però tra il primo e il secondo 20 millesimi è veramente un Sì, non nulla. beh certo, nulla. Tra l'altro era l'ultima, Monaco, ti riferisci a Monaco? La No, pole di no, Juventus mi Durano? riferivo al Monaco, purtroppo non ho avuto il piacere di commentarla, che ero in trasferta. Mi riferivo alla Germania. Comunque, Franca, non è un gran giro questo. È uscito molto largo dalla chicane dell'ultimo settore. Andiamo a vedere in quanto va a chiudere, ma è lontano, infatti non si migliora. Sì, dopo i primi fuochi d'artificio non ci sono stati grandi cambiamenti Le hai davanti. ora. Ora che l'ho detto, sicuramente qualcuno ci regalerà questa sorpresa. A 3 minuti dalla fine delle qualifiche, le posizioni davanti rimangono invariate. Penco, Edo Santos in prima fila, De Andreis e Cecalupo in seconda fila ad inseguire. Fokker, Franca in quinta e sesta posizione, Fabiani e De Aio in settima e ottava, Falcone, Calori, nona e decima, Ghiro in undicesima, Del Pero in dodicesima e via via tutti gli altri. Stanno volando queste qualifiche, tutto sommato. Cecalupo aveva fatto un 24-0 nelle prequalifiche, adesso sta un po' deludendo lì in quarta posizione, mentre Penco è sotto di 50 millesimi, vuole provare a scendere sotto il muro dell'1,24. Mamma mia, come è andato cattivo qui sui cordoli. Eh no, rallenta, rallenta, Troppo evidentemente le ha dato cattivo. taglio. Eh sì, troppo cattivo. Lascia passare il suo compagno che è De Andreis. Andiamo a vedere De Andreis. 51 millesimi di ritardo al T2. Questo gli permetterebbe, se riuscisse a tenere appunto questo distacco, di andare a prendere la seconda posizione di Mauricio Dos Santos. Molto cucito qua al cordolo. Difficile richiamo qui a destra. Un po' di rollio non l'ha aiutato. Un po' morbida sull'anteriore. Giulio De Andreis. Ultima curva, decide di prenderla un po' larga per poi stringerla, aprire tutto il gas. Andiamo a vedere in quanto va a chiudere questo suo giro. Ancora a disposizione due tentativi oltre a questo. Eh no, ha perso tutto. Nella parte finale ci sono, come abbiamo visto, quelle due curve in successione destra-sinistra che sono lente in percorrenza e un errore lì diventa davvero micidiale. Comunque sembra semplice, quest'auto da guidare non la è, No, no, per non niente. la è affatto. Quindi assolutamente di spessore la prestazione di tutti i sim driver. Abbiamo visto come ogni piccolo errore porti poi decimi di ritardo sul best time. Sì, con queste vetture bisogna fare il me meno strada possibile, stare cuciti veramente all'interno curva e allo stesso tempo cercare di non perdere troppa velocità in percorrenza. Cosa che Penco ha fatto benissimo già a inizio qualifica, ha fatto bene anche Dos Santos, però mi aspettavo un 23-9 sinceramente. Vediamo se riusciranno a stupirci in questi ultimi secondi. Telecamere ora puntate su Ghironi dell'Esport Palace Racing Team, va a chiudere il T2. Az, con un ritardo di 2 decimi. 2,03 decimi. Ghironi potrebbe, se riuscisse a tenere questo distacco, ma Penco ha fatto la differenza nel T3, potrebbe ambire alla quarta posizione. Quarta barra quinta posizione, quindi attenzione, attenzione, no, rientra, rientra, rientra Ghironi, quindi dice addio.
Mentre De Andreis stava facendo un gran giro nella parte finale del tracciato, ha commesso un paio di errori, ha deciso di abortire il suo giro lanciato per rilanciarsi, e ora è di nuovo in corsa per un ultimo tentativo. Anche Dos Santos dice addio alle qualifiche e si migliora Calori. Eh sì, 1,24,474. Mamma mia, lì davanti quasi tutti Rivetto. il mio L'unico. rivento, sì. Eh sì, eh sì. Vediamo un po' Franca se può fare la differenza. Chi sta seguendo Franca? Penco? No, 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 no. Chi sta seguendo? Chi ha De davanti? Aio, De Danilo De Aio. Aio. Franca Potrebbe che. dargli un po' di scia. Come potrebbe dargli fastidio nell'ultima parte? Qua un po' largo. Frenata portentosa. Sia Rosmarino che De Aio al bloccaggio davanti a Franca. Non ho gli intertempi, purtroppo. Si migliora Rota. Rota, ottimo, 24.507. No, 24.544, scusatemi, era Franca in 24.507. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 piloti nel giro di un decimo. Tutti molto molto vicini. Diamo ancora. Ah, molto Oh! aggressivo Franca, ma troppo. Va Troppo. largo alla penultima curva, nonostante De Aio gli avesse lasciato strada. Fine qualifica anche per Franca. Vediamo De Andreis se fa il miracolo all'ultima curva. Ultimi metri per Giulio De Andreis, l'attacco alla pole position, o almeno alla seconda posizione di Dos Santos. No, no, non ce la fa. Non migliora, Non no. migliora. Si migliora Penco. Uno Incredibile. di qualche millesimo, non più Sì, di di tanto. pochissimo. 15 millesimi. Vediamo Cecalupo. Cecalupo che sta spingendo anche per lui ultimi metri. No, ha rallentato. Fokker, E anche manca un gesto di Fokker. stizza di Cecalupo dopo il traguardo per la pole mancata. Fine qualifica anche per lui. Rimangono ancora in pista Fokker. De Andreis Fokker. sta passeggiando. Penco anche. Qualifiche Finita. terminate. Qualifiche terminate. Comunque ricordiamo che la qualifica fa il suo, ma l'importante è la gara. Qua un attimo rimanere ingarbugliati in qualche scontro. Bisognerà fare veramente Sì, il poi con questa. quadruplo Con questa dell'attenzione. così piccola differenza di prestazione tra i piloti, davvero la qualifica assume una dimensione diversa rispetto alla gara e rispetto alla solita importanza che ha in molti campionati. Bene, dopo 20 minuti di qualifica troviamo quindi Cesare Penco, mattatore per ora della serata, 1,24,154, ma non lontani i suoi inseguitori, soprattutto Mauricio Dos Santos del Drive-In Autosport, 1,24,273, e precede di 3 millesimi, dico 3, l'altra pilota del Rivetto Racing Team, Giulio De Andrea, seguito ancora da un'altra vettura del Rivetto Racing Team, Claudio Cecalupo. Quinta posizione, quindi top 5 completato dal privato, Alessandro Focher, che a questo punto se va avanti così l'ho contato e gli chiedo se ha un team, perché mi sembra andare molto molto E forte. sei in conflitto di interessi, però, Ai eh. ai 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 ai. Sarebbe meglio che tu non lo facessi. Ma per la prossima stagione. Uomo avvisato. Vabbè, che faccio? Non prendo più nessuno nel mio team. Esatto. Certo. È così. Poi butto la Predator poi. Sesta posizione per Michele Calori, settima Luca Franca un po' spento stasera, ha provato poco. Ottava posizione per Nicola Rota, nona posizione per Andrea Fabiani e completa la top 10 Pino De Aio. Direi poi di ricapitolare la classifica con le immagini successivamente, poco prima della gara, se sei d'accordo, Edo. Assolutamente. Quindi sfruttiamo questo momento per far contenti gli sponsor, andare in pubblicità e tornare più carichi che mai per la gara. A tra poco. A tra poco.
tornati con le immagini in quel di Vallelunga, sole splendente, al contrario del nord dove stiamo vivendo un secondo inverno. Qui con me Edoardo Forcieri per commentare il terzo round del campionato 500 Abarth. Ciao Edo. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Abbiamo visto qualifiche meno tirate rispetto al round precedente, non hanno regalato tantissime emozioni, che hanno visto un Cesare Penco prevalere su tutto e tutti, anche se non di tantissimo. Sì, un Cesare Penco, come hai detto bene, battere tutti, soprattutto battere il suo compagno di squadra del Riveto Racing Team, Claudio Cecalupo, che finora aveva realizzato un unplane, due gare su due, due vittorie per lui, e anche probabilmente un po' di frustrazione da parte di quest'ultimo, che abbiamo visto al termine della gara, al termine della qualifica, con un gesto di stizza lanciare l'auto contro il guardrail. Sicuramente in gara ne vedremo delle belle, perché i distacchi sono davvero scarsi. In un secondo e due ci sono 26 piloti, ma soprattutto in meno di un secondo ce ne sono 25. Quindi senz'altro il valore delle qualifiche non sarà determinante, il risultato delle qualifiche non sarà determinante per il risultato in gara, in quanto le caratteristiche delle auto e quelle del circuito lasciano spazio a molteplici scenari. Sì, sono d'accordo con te, intanto la griglia di partenza la vedete in sovraimpressione, nuova features di esportseries.net, tutto in real time. Ringraziamo tanto il figlio di Bruno Compagnone, un piccolo genio che sta veramente ci sta facendo fare la differenza rispetto ad altri competitor, tra griglia di partenza live, le applicazioni aggiornatissime, l'app Android, insomma, se volete ringraziare sportsiries.net, ringraziate soprattutto il figlio di Bruno. Ricapitolando, facciamo un veloce recap della classifica prima di partire. Appena riparte tutta la griglia, magari la rilancio io a manina in modo da fare prima posizione, come dicevi tu, Cesare Penco, Rivetto Racing Team, seguito da Mauricio Dos Santos, Drive-In Autosport, che prendono le prime due posizioni. In terza e quarta posizione abbiamo il duetto del Rivetto Racing Team, Giulio De Andrés e Claudio Cecalupo, seguiti poi da Alessandro Fauquet privato e un'altra Rivetto Racing Team, quella di Michele Calori. In quarta fila troviamo Luca Franca del Menato Boffa Sim Racing, che si dovrà dar da fare per recuperare posizioni, seguito da Nicola Rota dell'Esport Palace Racing Team. Nona e decima posizione Andrea Fabiani, Fast and Age, unico del Fast and Age in pista, seguito da Pino De Aio, Rivetto Racing Team. Undicesima e dodicesima Maurizio Falcone, scuderia Toro Grosso, seguita da un'altra Rivetto Racing Team, quella di Liberato Molle. Sono tantissimi. Troviamo in tredicesima e quattordicesima posizione Alessandro Ghironi delle Sport Palace Racing Team e Alessandro Del Piero Strato Racing. Quindicesima e sedicesima Roberto Selle, Drive-In Autosport, e Alessio Melani, Nervo Sputnik Motors, con la sua bellissima 500 rosa. Diciassettesima e diciottesima posizione per Maurizio Turri, Drive-In Autosport, e Fabrizio Frattini. Diciannovesima e ventesima posizione la coppia Luca Rosmarino e Luigi Russo del Mennato Boffa Sim Racing. Mi aspettavo di più da Luca Rosmarino, sinceramente. Anch'io. Aspettavo una qualifica migliore. 21. Però chissà che in gara non ci faccia vedere qualcosa. Abbiamo poi ventunesima e ventiduesima posizione, me li sono persi per strada, Roberto Sabatini e Nicolas Magoni. 23esima e 24esima per Edoardo Franceschin e Jonuk Timis. Chiudono Pasquale Lupoli e Andrea Fabini. A breve partirà il lag lap, che non vi faremo vedere, anche se deve essere veramente molto interessante, ma approfitto appunto di questo lasso di tempo per chiedere a te e soprattutto agli spettatori da casa, che sono già 60, chi vogliamo vedere on board con la telecamerina piccolina. Ma io andrei con Giulio De Andrés, perché con De Andrés è nella posizione giusta per osservare tutto quello che accade nelle prime posizioni durante le primissime fasi di gara. Ok, sono d'accordo con te. Lo stesso De Andrés dovrà fare molta attenzione al gruppetto dietro per non essere speronato, quindi sarà veramente interessante. Per me è aggiudicato De Andrés, e te lo faccio scegliere anche a te, perché è la prima volta che commentiamo insieme, se non vado errato. Eh sì, quindi, Matteo, è la nostra prima volta. Ecco, e detta così, quindi ti lascio l'onore di scegliere. I piloti stanno per partire per il lag lap, che non faremo vedere, ve lo ricordiamo ogni volta, io me lo godo dal secondo computer, sarà... Ho un po' una... Godo da...
dal primo. Esatto, ho un po' paura, sinceramente, perché la prima curva arrivi veramente a una velocità molto elevata. Un attimo arrivare un pelino lunghi e creare il patatrack. Eh sì, un attimo, intanto vediamo che effettivamente davanti qualcuno in questo lag lap è partito bene, ma i sim driver tendenzialmente stanno facendo una buona... Ah, Aspetta, aspetto, aspetta, bravo, aspetto. aspetta. Dai, fate le Eccolo prime io. sportellate. Facciamo la radiocronaca. Esatto, radiocronica, Intanto qui non attenzione. succede nulla, posso tranquillamente dire che Fabiani si è dimenticato di frenare, li ha presi tutti Pa che succede? e Hanno creando un messo la circuito. pista sbagliata. Hanno caricato la pista Sì, sbagliata. attenzione perché a direzione gara ha caricato la pista sbagliata, qualcuno sta facendo il tracciato interale di Vallelunga, altri no. Questa era bellissima. Questo dopo tutti i complimenti Bellissima. che abbiamo fatto a quel genietto del figlio di Bruno Compagnone che salutiamo, diamo una tirata d'orecchie a Bruno Compagnone invece. No, 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 questo non è Bruno, sto Ah, non giro. è Bruno, Mi sa proprio peccato, di ci stava no. bene, Ma un'ambivalenza familiare, uno buono e uno cattivo. questa era da far vedere però in pista. Ma noi le cose belle ce le perdiamo così, le teniamo per pochi intimi. Vabbè, niente, quindi il server Allora, è procedura rimandata. da ripartire, da rifare da zero. Ci scuseranno gli amici da casa, questo piccolo inconveniente tecnico. È davvero un mini dettaglio all'interno del server, all'interno delle configurazioni del server, quello di dover selezionare il layout short del circuito. Può succedere ovviamente. Come direbbero in televisione, il bello della diretta talvolta ci fa anche Guarda, meno ci male che. catapulta in queste situazioni. E meno male che siamo nel virtuale, che se dovesse succedere nel reale una cosa del genere avremmo 26 morti sulle spalle. E sono Va arrivati bene, questa veramente. non te la commento nemmeno, Matteo, te la lascio dire così. Lasciamo passare. È stato bellissimo vedere. Un po'. Non so, come vedere i Lemmings. Non so se hai mai giocato i Lemmings. No, no, mi No, mancano i Lemmings, è un sai. gioco molto vecchio che giocavo all'età di 4-5 anni quando c'era il vecchio DOS o Windows 3.1. Praticamente erano questi pippottini che erano stupidissimi e tu con dei comandi dovevi dirgli che cosa fare, tipo a uno blocca e per salvare tutti gli altri, sennò cadevano tutti nel fosso. I Lemming sono anche quegli animali che si buttano giù appunto dal dirupo, non chiedermi il motivo, però mi è sembrata tanto una scena del genere. Ok, non ne so nulla, mi fido di quello che hai Adesso detto, lo prendo per vero. mandiamo un video online adesso. No, vabbè, a parte gli scherzi. Penso che il server sia già Sì, il quasi server è senz'altro riaperto. in corso di riavvio. Ora sto aggiornando la playlist. Sì, la playlist, vabbè, insomma, ci siamo capiti. C'è ancora il tracciato lungo, mi sembra. C'è un Vallelunga Classic Infatti, caricandosi. quindi dobbiamo attendere. Meno male che esiste il lag Esiste anche per questo, in effetti, non solo per dare la possibilità ai sim driver di scaldarsi 30 secondi, ma anche e soprattutto per due motivi tecnici. Il primo, verificare la stabilizzazione del ping, perché tu lo sai meglio di me, anche da un punto di vista tecnico, però sostanzialmente i server di assetto corsa hanno bisogno di qualche secondo per stabilizzare i ping dei giocatori e allo stesso modo la direzione gara può verificare se ci sono partecipanti con ping troppo elevati che pertanto potrebbero danneggiare la gara degli altri oltre che la propria. Ma anche, come in questo caso, per verificare che la direzione gara abbia fatto tutto bene. L'occasione ha presentato un problema, meglio ora che al via Certo. dello start ufficiale. Bene, server riaperto, caro Edoardo, dobbiamo attendere nuovamente le procedure per far rientrare tutti i piloti, poi il consueto lag lap. Beh, allora se sei d'accordo, manderei intanto un recap visivo della griglia dopo aver mandato la sigla. Tra Sì, andiamo con la sigla e poi con il recap. A tra poco. poco.
Nuovamente con le immagini a Vallelunga, Edoardo, siamo tornati questa volta per lo start ufficiale. Siamo ancora un attimo in attesa di far entrare tutti i piloti. Ok, sono tutti dentro, partirà la GLAP. E a questo punto, come dicevi tu, direi di sfruttare questo momento per appunto fare nuovamente un recap della classifica piloti e classifica team per quanto riguarda il campionato e poi la griglia di partenza. Andiamo un attimo con le immagini dei piloti, ricapitoliamo soltanto i primi 5. Claudio Ceccalupo sta dominando con 100 punti, con 2 vittorie su 2, seguito da Mauricio Dos Santos, distanziato di ben 22 lunghezze, a sua volta seguito da Liberato Molle a 70 punti. Quarta posizione per Giulio De Andreis con 68 punti e quinta posizione appunto per Luca Franca, pari merito con Pasquale Lupoli, tutti e due del Menard Bof Assim Racing. Per quanto riguarda invece la classifica team, troviamo in primissima posizione il Rivetto Racing Team che è in grande fuga, 164 punti, seguito dal Drive In Autosport a 116 e in terza posizione Menato Boffa Sim Racing a 110. Menato Boffa Sim Racing che si deve dar da fare se vuol dar fastidio appunto al Drive In Autosport con un Dos Santos che stasera è veramente in grande forma. A te invece la parola per quanto riguarda la griglia di partenza di oggi. Sì, cerchiamo di ripercorrere molto velocemente in quanto si tratta di 13 file, 26 piloti. Abbiamo in prima fila Cesare Penco e Mauricio Dos Santos, in seconda fila Giulio De Andreis e Claudio Ceccalupo, in terza fila, quinta posizione Alessandro Focher, in sesta posizione Michele Calori, in settima Luca Franca, in ottava Nicola Rotta, in nona Andrea Fabiani, in decima posizione abbiamo Pino De Aio. In undicesima Maurizio Falcone, dodicesima posizione per Liberato Molle, tredicesima Alessandro Ghironi, quattordicesima posizione per Alessandro Del Piero, quindicesima posizione per Roberto Selle, sedicesima per Alessio Melani, diciassettesima per Maurizio Turri, questa sera non in gran forma, diciottesima per Fabrizio Frattini, diciannovesima per Luca Rosmarino, anche lui un po' deludente rispetto alle aspettative, ventunesima posizione per Luigi Russo, ventiduesima posizione per Roberto Sabatini, ventitresima per Nicola Magoni, ventiquattresima per Pasquale Lupoli, venticinquesima per Junok Timis e in ultima posizione abbiamo Andrea Favini. Bene, perfetto, la Intanto i piloti GLAP. sono partiti per la GLAP, per cui tra poco ultimeranno la direzione gara, dichiarerà concluso la GLAP dopo le opportune verifiche e si procederà con l'avvio della procedura di Official Start. Format di gara, non agiri a tempo, ricordami 50 minuti o 40 minuti di gara. Ho visto una Abarth quasi capottarsi. Attenzione, Cavolo, me la sono persa. ce la siamo persa. Non si è capottata quasi, però. Visto che dalla chat tutti non vedono l'ora di vedere un Abarth capottarsi, Io in beh, primis. quasi. Bene, direi Ci la siamo. GLAP ha portato finalmente a termine poco meno di 2 minuti. Per ora, dai, tutto sommato nelle prove di partenza non abbiamo visto grandi sfacelli. Quindi anche adesso mi aspetto una partenza tutto sommato regolare. Come dicevi tu, telecamere puntate su De Andrés. Dos Santos parte terzo, non era secondo. Vedo Ceccalupo primo. No, forse vedi una griglia diversa perché io la vedo corretta. Vedo Sì, Penco e Dos Santos in prima fila, De Andreis e Ceccalupo in è seconda. impazzita la tower del secondo PC, ma pazienza, va bene così. Quindi poco più di 1 minuto alla partenza. Ricordiamo, la prima curva è abbastanza in imbuto, si arriva veramente, veramente forte. Ci possono passare 3 auto assieme, ma basta che uno dei piloti di dietro arrivi un pelino più lungo per scatenare l'inferno. Sì, anche perché in realtà si tratta di una curva composta da due curve a destra da raccordare, Esatto. sono, alla fine si gira di 180 gradi rispetto al rettilineo dei box e come dicevi bene si arriva dopo diverse centinaia di metri di rettilineo, di lancio dopo lo start, dopo la linea del traguardo, per cui si arriva ad una velocità molto elevata. E sarà il primo punto critico per tutta la griglia. Ricordiamo, faranno una sosta lampo giusto per rifornire di quei 2-3 litri per arrivare a fine gara. Mescola hard per tutti che andrà bene dall'inizio alla fine. Vedremo chi riuscirà a gestire al meglio questa vettura. Vedremo chi riuscirà a scappare, chi riuscirà a rimontare. Ma veramente il tempo si sta accorciando. Mancano poco più di 10 secondi. Appaiono i semafori. 6 sono le luci. Si accende adesso in questo preciso istante la prima, la seconda, la terza, il rombo dei motori sale, questi 1400 T-Jet turbo, vediamo, partiamo
partiti molto bene. È partito un po' male De Andrés. No, invece no, invece no. È stato... A me, rispetto ai due lì davanti, ha perso un po' di terreno De Andrés. Ha partito bene anche Fabiani dietro, male Franca. E male anche Calori. Attenzione, attenzione che Penco è già ai ferri corti con Dos Santos. È avanti Cesare. Penco dietro, comunque tutto sommato una bella partenza. Ma attenzione alla prima staccata, come dicevo. Beh, molto molto pulita. Rota ne ha superati due, Franca e Calori alla prima curva, alla prima staccata. Si è fatto una staccata da straccio di licenza, passandone due. Ricordiamo che dobbiamo togliere le vetture, caro Edo. De Andrés ha perso anche lui la posizione sulla vettura del Fast Energy di Fabiani, che è in quinta posizione. Direi ottima la... Primo spunto non era stato velocissimo, ma poi è stato bravo. Attenzione dietro, attenzione dietro, scusami, Franca, Ghironi. Mamma mia, Franca si butta dentro. No, va a prendere. C'è la safety car. C'è la safety car. Sabatini. Mamma mia, che macello lì dietro. È successo di tutto, sì. Un macello lì dietro. Andremo poi a recuperarlo con il replay appena la situazione si calmerà un attimo. Quindi è vana la partenza di Cesare Penco, che aveva preso già un po' di margine. Dos Santos è rimasto lì in seconda posizione. Ottimo anche Cecalupo. Invece De Andrés un po' a gambero, sorpassato da Fokker ed è un ottimo Fabiani. Un ottimo Fabiani in quinta posizione. Sì, credo che molti sim driver nelle immediate retrovie abbiano avuto la chance di sfruttare anche un bel po' di scia creata dal muro di 500 che avevano davanti, e quindi abbiano potuto guadagnare quei metri decisivi per affrontare la staccata e cercare il sorpasso. Alcuni sono riusciti, abbiamo visto Rota, abbiamo visto Fabiani, bravo anche Fokker. In generale davanti molto bene, dietro meno. Ci sono stati molti contatti, tant'è che è stato necessario l'ingresso in pista della safety car. Safety car che adesso farà due o tre giri, giusto il tempo di far ricompattare il gruppo. Abbiamo già due ritirate, no, due vetture ai box, tutte e due le scuderie Toro Grosso, purtroppo. Vediamo un po', Falcone Sabatini è ripartito. Vediamo un po', Falcone, penso stia riparando i danni, ingenti danni sulla... Parabrezza completamente distrutto, quindi dietro, attenzione. La sua auto. Peccato, peccato per Falcone. Vettura praticamente demolita. Beh, al momento posizioni congelate, la procedura di safety car, salvo imprevisti, dovrebbe durare tre giri, quindi al terzo giro la safety car rientrerà per dare di nuovo spazio alla gara vera e propria. Beh, la safety car ci dà il tempo di recuperare un po' il replay di quello che è successo. Lo sto caricando sulla seconda regia. Da quel che ho capito, proprio c'è stata un'incomprensione tra diversi piloti prima del tornantino lì, e è veramente veramente un punto molto molto difficile da interpretare, soprattutto quando sei in lotta, ti perdi un po' il punto di riferimento di staccata e va a finire che crei questo... Sì, le auto arrivano a grande velocità, soffrono di sottosterzo per DNA proprio dell'auto, e quindi sicuramente, cioè, per andare veloce è necessario farla scivolare bene. Ovviamente quella è una situazione che con rivali a destra, a sinistra, davanti e dietro, non è facile da gestire per nessuno. Ho capito cosa è successo. Penso di aver capito cosa è successo. Mamma mia. Andiamo adesso a... Sto un attimo recuperando le immagini. È Selle che purtroppo ha creato una piccola incompressione. È arrivato leggermente lungo, ma adesso andiamo appunto live con le immagini. Siamo sulla vettura di Roberto Selle, telecamera esterna per far vedere a tutti gli appassionati da casa meglio. Andiamo a vedere che Roberto Selle più o meno a metà gruppo, intorno alla 12ª-13ª posizione, va a prendere la scia della macchina davanti a sé. Prova un attacco veramente forse un po' troppo ottimistico. Va a tamponare la vettura, una Toro Grosso, due volte, che di conseguenza va a prendere anche una vettura del Mennato Boffa Sim Racing. E poi è successo dietro il patatrack, con tutte le vetture che si sono girate in mezzo al prato e hanno dato così il via alla safety car di entrare in pista. Peccato,
Direi veramente Come sempre, peccato. ci sarà grande lavoro per la direzione gara nel post-gara. Eh sì, direi di sì. Sto cercando di vedere se è possibile recuperare da un'inquadratura un pelino più bella, magari con un bel F7. Vediamo un po' se ci aiuta il Ricordiamoci che la replay direzione gara analizza tutti i contatti del che primo avvengono al primo giro. giro, indipendentemente dal fatto che i sim driver effettuino il protest, segnalino il contatto oppure no. È un gran peccato quello che è. Gran peccato. Purtroppo poi c'è stata la vettura del Mennato Boffa di Russo, che era lì in mezzo alla pista, incolpevole. È stata colpita un po' da tutti. Le Toro Grosso lì davanti che si sono prese, Che insomma. sfortuna le Toro Grosso, Sì, però. veramente, veramente. Proprio un incidente tra compagni di squadra in modo estremamente casuale e sfortunato. I due non erano in lotta, anzi, erano a distanza di alcune decine di metri l'uno dall'altro, ma a seguito della carambola tra selle e non mi ricordo chi esattamente. Comunque, La safety car rientrerà in questo giro. esatto. Intanto si conclude la procedura di safety car. I sim driver stanno scaldando le ruote per riaffrontare una seconda partenza, in questo caso lanciata. 38 minuti di gara. Il leader è Penco, alle sue spalle Maurizio Dos Santos, seguito da Claudio Ceccalupo e Alessandro Focher. Penco proverà subito a dettare il ritmo, a scappare. D'altronde è l'unica cosa che deve fare. Non può essere attaccato da Dos Santos. Sappiamo benissimo che Penco è un animale da gara, ma soffre un pelino di più quando è in gruppo, ma non tanto per sue inabilità, ma perché appunto con più vetture dietro è difficile, è proprio difficile la gestione. Sì, Penco ha sempre dimostrato anche in altre categorie di avere un gran passo, e quindi se hai il passo, chiaramente la gara, quando riesci a imprimere il tuo passo, poi segue un andamento diverso da quello che abbiamo visto finora. E ci auguriamo per lui che riesca anche in questo caso a dimostrare le sue qualità. Siamo La ripartiti. safety car è rientrata. Dovrebbe ripartire adesso Penco, che dà Penco. subito il che fa subito. Mamma mia, come ha bruciato Dos Santos, è scappato. Li ha già Ha rifilato. bruciato subito 30 metri, sì, ha Mamma bruciato mia. subito 30 metri. Attenzione adesso Dos Santos, che si deve proteggere. Anche Ceccalupo non ha fatto proprio una ripartenza ottimale. Ma attenzione a Fabiani negli scarichi di Fokker. Qua non può tentare il sorpasso, molto aggressivo sul cordolo. Guardate come salta! Come salta la vettura di Andrea Fabiani, che sicuramente andrà a provarci qua in fondo al dritto. Ma saltando così ha perso un pochino il Mamma contatto da mia! Fokker. Mamma mia, come sono vicine tutte le vetture. Lì dietro stanno facendo delle staccate veramente da Dietro, paura. Ma ruota su calori in accelerazione, ma calori. attenzione anche Fattini. Ah, in mezzo al prato Melani. L'abbiamo visto nella telecamera piccola. Dove si infila Frattini? Dove si infila Frattini? Ha passato rota in un incrocio incredibile. Adesso attenzione, Calori si deve difendere all'interno. Ah, calori viene tamponato Oh, e va a oh. finire Frattini poi. Calori che deve vedersela con il trio dell'Esport Palace. Un'altra. Chi è arrivato? Ghironi come un Ghironi. fulmine. Ghironi come un fulmine sul cordolo. Salta l'impazzata e si va a prendere la posizione su Proprio rota. presa di Sì, cattiveria. ma te l'ho detto che qua non badano spese per i carrozzieri dopo. Ma attenzione, perché Frattini si è preso l'ottava posizione su Calori. Un'altra bella rimonta, quella di Fabrizio, che anche nella gara scorsa, partendo dal fondo, aveva poi recuperato fino al podio. Penco intanto scappa. Attenzione, Calori nella scia di Frattini. Ghironi nella scia di Calori. Ho una brutta sensazione, Edoardo. Una bruttissima sensazione. Anch'io sto Molto incrociando le brutta. dita, Calori ci prova. Affiancati. Attenzione, si difende. Frattini tiene la posizione, ma adesso Calori al favore di traiettoria all'interno. Che staccata! Che staccata di tutti! No! Ah, Calori prende il panettone. Ne approfitta Ghironi. Ghironi. Attenzione, Calori. Adesso è a panino. Sei Davanti e di lucido, lato. lucidissimo. Puoi vedere la manovra No. pit. No. Manovra pit di Frattini su No, Calori. Frattini era già passato, mi sembra, no? No, Ah, davanti anche De Andrés in mezzo al prato. E no. Non anche solo lui, anche Frank. Luca E anche Franco. Fra eh, si sono presi. Si sono presi. Stessa situazione della gara scorsa. Dopo andremo ad analizzare nuovamente il replay. Appena la situazione si calmerà un attimo. Ma la vedo dura. Rosmarino che recupera in dodicesima posizione.
Cosa sta Ma abbiamo succedendo? i quattro degli Sport Palace racchiusi in un fazzoletto di asfalto, Gironi, Rota, Frattini e Magoni. Sembra di vedere Fast and Furious con le Civic. Adesso vanno a riprendere Fokker, te lo posso assicurare. Sembrano averne, i primi giri soprattutto sono stati più aggressivi in pista e sono riusciti a guadagnarsi uno zoccolo di posizioni dalla sesta alla nona. Grande avvio comunque anche per Bembo, che al primo giro lanciato ha fatto segnare un 1:24,5 e dietro di sé ha già Ha segnato già il un scatto vuoto. solo. Occhio a Ceccalupo su Dos Santos all'interno. Resiste, resiste Maurizio all'esterno. Una maggiore accelerazione gli permette di restare davanti. Rota ha passato Gironi. Timis ha passato Franceschin. E c'era anche Franca con De Aio e anche con De Andrés. Che però De Andrés è passato e E se n'è andato. attenzione anche a Fokker su Fabiani, perché è vicinissimo, è a circa 2 decimi di distacco e secondo Largo me Fabiani! Largo sta Fabiani! studiando il momento giusto. Qua ci vuole. Fokker è arrivato a una velocità impressionante. Ha dovuto alzare il gas per un errore di Fabiani. Se no, qua vedevamo due macchine in mezzo al prato. Vediamo se Sì, tenta ha fatto l'incrocio. bene alzare il gas. Sai che questo tornantino non è di facile interpretazione, eh? Assolutamente no, infatti abbiamo visto come un piccolo errore nel tornantino abbia fatto subito perdere un po' di distacco da Fokker rispetto a Fabiani. C'è chi preferisce arrivare un pelino più forte in ingresso e poi avere meno velocità in uscita curva, chi il contrario. Queste incomprensioni portano a tamponamenti che appunto abbiamo visto. Gironi molto cattivo, nel Sì, senso per molto fortuna minaccioso. la pista lascia spazio a diverse interpretazioni, come tu dicevi, e questo ovviamente rende da più spazio e ne giova lo spettacolo. Attenzione lì davanti che Ceccalupo ci sta provando in tutti i modi con Dos Santos. Ce l'abbiamo nella telecamerina piccolina. Si fa vedere, cerca di mettere pressione, ma occhi puntati su Gironi. Gironi adesso è negli scarichi di Rota. Non se le mandano a dire. Invece sì, frena molto presto. Non vuole rovinargli la gara. Dietro Rosmarino passa Turri all'esterno. Sorpassone di Rosmarino che adesso vede Lupoli. Lupoli che ha le prese corte con Magoni. Vediamo un po' qui chi ha più pelo sullo stomaco per tenere il gas spalancato. Passa Lupoli, passa Ha la rotto Magoni. Dos Santos. Magoni non molla, Magoni non molla. Dos Santos lungo, ma no, è ancora davanti. Mamma mia, cosa stiamo Ora vedendo? revisione traiettoria. Ma Ceccalupo prova ad incrociare ora Si è proprio cercando una fermato. migliore accelerazione. Si è proprio fermato a Qui non c'è centro curva. spazio. Si è proprio fermato a centro curva. Dos Santos, non so se l'hai notato, non ha permesso a Ceccalupo di sfruttare l'accelerazione e tentare il sorpasso. Ma dietro continuano le lotte. Guarda, Turri, Rosmarino, Lupoli, Del Pero, Timis, sono tutti lì. Non so che cosa stiano facendo nelle retrovie. Stanno dando uno spettacolo incredibile. Timis che vola Ma io sui cordoli. andrei su Ceccalupo perché sono entrambi, Ceccalupo attaccato a Dos L'abbiamo. Santos davanti ai Ce box. l'abbiamo entrambi, ce l'abbiamo entrambi. Sulla piccola abbiamo Ceccalupo e Dos Santos. E dietro abbiamo questo gruppetto di scalmanati che ti invito a guardare. Sono tutti lì Dos attaccatissimi. Santos ha alzato il piede. Attenzione, Timis! Si prende dentro con Lupoli o comunque con una. Rientra pericolosamente in pista con una vettura del Mennato Boffa. Effetto pendolo e va così a muro, perdendo un sacco di posizioni, ritrovandosi in ultima posizione. Non so cosa sia successo a Maurizio Dos Santos, ma ha evidentemente alzato il piede prima di curva 1, lasciando strada a Ceccalupo, che adesso ha guadagnato la seconda posizione. E Ceccalupo poi stava andando, anzi è andato estremamente largo e ha perso un pochino del vantaggio che Dos Santos gli aveva regalato. Ora i due sin driver sono di nuovo vicini, però non ho capito onestamente l'atteggiamento di Dos Santos in quel frangente di gara. Si tocca indietro. Scusami, Edo, ma ti invito a guardare veramente nelle retrovie lì Ci davanti. Bene o sono. male, la situazione si è normalizzata, ma qui dietro se le stanno dando di santa ragione. Manco fosse un incontro di wrestling. Franceschin ci sta provando su Del Pero, che però si difende. Russo su De Russo, 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 Andreis, russo, 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 lo sta cercando. Russo dà una gomitata ad Andreis e gli prende la posizione. Mamma mia, cosa stiamo vedendo Eh sì, vedo qui? anche dei gestacci di De Andreis da dentro l'auto, probabilmente giustificati. Dopo andiamo a vedere il replay di De Andrés con Rosmarino, perché sono curioso di capire che cosa è Stato De Aio successo. anche su Franca, De Aio su Franca. E anche Magoni è stato passato da Lupoli, ma Magoni alla scia dietro a Del Pero ci sono il duo Franceschini e Rosmarino molto molto veloci. Mamma mia.
stanno dando il 100%. Del Piero si tiene tutto l'interno, vuole tenersi la curva a favore. Che staccata di entrambi, Franca resiste. Che staccata quella di Luca Franca. Staccatona. Mamma mia. Porta un po' largo, però riesce a difendere la posizione. In effetti davanti a lui, davanti a Luca Franca, ci sono diversi piloti in lotta, per cui anche la lotta Franca De Aio non fa perdere distacco dai piloti che li precedono. Anche Ghironi ha passato Frattini, ma è dietro che c'è ancora la lotta. Ancora Magoni si difende su Lupoli, Del Piero ci prova all'esterno con più percorrenza, non ce la fa, deve fare attenzione adesso all'attacco di Rosmarino. Rosmarino è un osso duro, eh? non le manda a dire se c'è da dare quella piccola toccatina come ha appena fatto. Per esempio. Esatto, via. La dà. Esatto. Sei innamorato della Stratoli Del Piero. È una bella macchina, Stratolesi è un bel team, ragazzi. Eh sì, se non avesse scritto Stratolesi sarebbe ancora più bello. Largo qui, Lupoli che perde un po' il contatto con Magoni, ma è dietro che adesso la lotta si fa accesa. Rosmarino è dentro l'abitacolo di Del Piero, esce più stretto, apre prima il gas, si mette in scia, forse un po' troppo vicino per sfruttarla. Adesso vediamo se si affiancherà in curva 2, ricordiamo che è da fare a manetta, si può fare anche... in due, passa Rosmarino, ma tiene duro Del Piero, che sono ancora lì affiancatissimi. Vediamo chi ne avrà più in staccata, ma vedo un Rosmarino molto più avvantaggiato. Del Piero resiste, no, deve mollare, perde poi velocità in percorrenza. Però ora prova a rincrociare sullo Sbarino. Bello, bello. L'accelerazione peggiore della sua, e ora si ritrova di nuovo col favore di traiettoria, almeno in questo ingresso dell'S veloce. No, qua molla Del Piero molto molto sportivo, ha visto che non ne aveva, ma attenzione che Lupoli sta provando di tutte su Magoni, ma chiude tutte le porte. Sì, Del Piero sportivo ma anche intelligente, perché un contatto lì sarebbe stato catastrofico per entrambi. Certo. Mentre dicevo che Magoni sta chiudendo tutte le porte come quando fuori è una giornata ventosa, non vuol far passare nessuno. Lupoli ne avrà da sudare per passare. Ah, dietro c'è un quintetto spettacolare formato da Selle, De Andreis, De Aio, Russo. Russo viene toccato da Molle e quasi va in testa a coda, ma riesce a mantenere l'auto in pista. Magoni ha passato Turri. Turri molto largo qui. È uscito molto veloce però, molto molto veloce. Non passava neanche un foglio tra il paraurti anteriore di Turri e quello posteriore di Magoni. Turri si riprende così la nona posizione. Si toccano qui in curva 2, nel curvone veloce. Sono attaccatissimi, devono fare attenzione a Lupoli perché è lì pronto ad approfittarne. Molto lento qua Turri, che sta facendo un po' da tappo, eh. Questo è un po' esagerato, Magoni, eh. Magoni gliene dà così tante che alla fine lo rimette dritto. Ma un po' esagerata questa. E Rosmarino ringrazia, saluta tutti e se ne va. Adesso sbrigherà lui la pratica Magoni. Vediamo se farà lui la rete. Loro, Lupoli Del Piero, Lupoli Del Piero con Franceschin. Stanno, come dice Paolo, stanno facendo le mietitrebbie, stanno trebbiando la terra e il prato. Sì, e stanno anche controllando la resistenza della carrozzeria di queste Falcone, 500. Falcone lungo nella terra, perde un bel po' di posizioni e cade così in 24esima posizione. Che gara stiamo vedendo, Edo? Ah, splendida. Ci siamo dimenticati di Penco, ma vabbè, fare i suoi, così impara a essere così veloce. Mentre Franceschin, poverino. Franceschin è andato sulla ghiaia prima dell'ultima curva. Ha perso un po' di terreno da Lupoli e Turri e si è fatto recuperare da Del Piero, Selle e De Andreis, che sono cattivissimi alle sue spalle. Attenzione, seguiamolo perché lì davanti anche c'è Turri ancora con Rosmarino. No, Rosmarino con Magoni. Rosmarino, che sportellata che si sono tirati. Ma Rosmarino aveva tutto il diritto di traiettoria lì, che Magoni è andato a chiudere. Ha rischiato anche di finire nell'erba. Rosmarino passa, non ha posizione, bella rimonta per lui, partito molto molto lontano. Adesso in top 10 Del Piero. Franceschin, De Andreis, Selle lungo, Selle largo, viene superato anche da De Aio. Anche Del Piero ha fatto un bellissimo sorpasso in staccata su Franceschin. Adesso è De Andreis che ci deve provare. Adesso De Andrea è attaccato a Franceschin e ci proverà, secondo me, qui in fondo. Franca è precipitato, eh. La terra, ah, si butta, no, dentro, si butta dentro! Diversi. No, che è successo? Che è successo? Che è successo? De Aio?
Franceschin, come se fosse stato colpito da qualcuno, ma io non ho visto, francamente, dalla mia visuale, non ho visto alcun contatto. Non vorrei ci fosse stato un problema di lag o di ping. Interessante, interessante. Purtroppo sono uscito poco fa con il PC della seconda regia, potevamo vedere anche quello nel replay. Adesso è sprofondato in ventesima posizione. Sì, ti No, posso è. garantire che salvo funghetti allucinogeni di cui non ho fatto uso nelle ultime ore, non c'è stato alcun contatto. Per cui ci deve essere stato un problema di rete in qualche modo. Qualche perdita di pacchetto. Peccato, peccato per Franceschin. Peccato perché era nel gruppone e stava facendo una gara davvero avvincente insieme a tutti gli altri. Comunque ora è in 19ª posizione e una gara di nuovo in salita per Franceschini. Attenzione a Selle che sta provando l'attacco su De Aio, molto molto cauto però nella sua staccata, non tenta l'affondo. È lì in 16ª posizione, ma è un attimo rientrare in top 10 qui. È veramente un attimo. Fokker è ancora in Fokker, fallisola. bravo, stavo proprio guardando Fokker che si è attaccato al posteriore di Fabiani e non lo molla, non lo molla nemmeno di un centimetro. E Fabiani allo stesso modo mantiene un distacco costante di circa un secondo da Dos Santos che lo precede. Poco più avanti, a un secondo e mezzo, c'è Claudio Cecalupo che guarda con il binocolo Cesare Penco che ha già dato 4 secondi al secondo in classifica. Sì, dopo 20 minuti di gara sta volando Penco. Sì, Penso che meno sia. di 20 minuti di gara, ma questo distacco in effetti è maturato quasi Sì, subito, nei primi giri. dalle prime tornate, poi non Attenzione, sono stato. attenzione, scusami, errore di De Aio che salta sul cordolo. Adesso sono tre vetture affiancate. Quella di De Andrè, Selle e De Aio. Ne approfittano Selle e De Andrè. Dentro Selle! Molto più cucito al cordolo. Dovrebbe aprire prima il gas. Lo apre un po' in ritardo. E adesso De Aio ha fatto una traiettoria al centro della pista piuttosto veloce rispetto a De Andrè e Selle che l'avevano superato poco prima. Per cui secondo me laggiù in fondo avrà ancora da dire De Aio, non gliela darà così semplice. Mamma mia, come sono vicini tutti quanti. Sfrutta tutto il cordolo. Selle che è lì primo, ne approfitta. Che staccata quella di Roberto Selle. Bellissima la sua manovra. Bellissima. Sì, anche De Andrè, bravissimi entrambi. E De Aio ha riguadagnato qualche metro grazie all'attacco e alla difesa di Selle De Andreis, o meglio di De Andreis e di Selle, però in effetti i due davanti a De Aio sembrano avere qualcosa in più rispetto proprio a De Gran bella gara che stiamo Aio. Ah vedendo. sì, bellissima, De Andreis ancora in lotta con Selle, riesce a mantenere l'interno, a tenere la posizione, arriviamo al tornantino con Selle che all'interno tocca il panettone, perde il controllo dell'auto e cede, deve cedere la posizione a De Aio. Sto Quei cercando panettoni di. sono micidiali, Sì, qua sì, vanno assolutamente. assolutamente evitati. Alle spalle di De Aio intanto Selle torna aggressivo. Oh. Ho recuperato il replay di quello che è Quale? successo tra De Andreis e Franca. E se sei d'accordo, magari dopo questo duello ancora tra Selle e De Aio, ma passa De Aio, De Andreis è già scappato. Eh sì, De Andreis è scappato subito. De Aio ha pensato solo a difendersi da Selle. E il suo obiettivo è stato raggiunto, però De Andreis se n'è andato, gli ha dato più di un secondo. Attenzione, Roberto Selle, vediamo se ci prova in staccata, se ha il coraggio di buttarsi dentro. Lo fa, molto Ce l'ha il sportivo. coraggio, ce Molto l'ha e sportivo riesce anche a anche. tenere l'auto. Sì, De Aio molto corretto nel Lasciato lo lasciare tutto lo spazio. spazio. Sì. Beh, questo è il modo corretto di affrontare le corse. Rispetto in pista prima di tutto. Andiamo a vedere un attimo, se sei d'accordo. Poi torniamo live con le immagini. Il replay di quello che è successo tra la vettura di Luca Franca e De Andreis. Andiamo al rallentatore. Franca che praticamente era in lotta con le quattro vetture davanti a sé. Abbiamo Fokker, abbiamo Fabiani e De Andreis. Con Ah, Fo perdonami, dalla dimmi. diretta ti segnalo Russo, sportellata De Aio ed entrambi si distaccano da Selle. E ne approfitta Melani intanto. Comunque dicevo, con prego. Franca che era in lotta con appunto Fabiani, Fokker e De Andreis. Qua Fokker era uscito un po' lento, si stava buttando dentro Franca. Anche De Andreis va sulla destra per evitare il Fokker. Viene centrato Luca Franca, che purtroppo dritto per dritto nell'erba non riesce
a frenare, si fa tutta la strada fino alla terra. Insomma, è un po' un contatto di gara, se così si può definire. Un po' difficile da valutare, ma qua d'altronde non vedo grande colpa di entrambi. Forse Franca poteva stare un po' più cauto e non buttarsi lì, ed Andreis fare un attimino un po' più di attenzione al suo Forse, specchietto. ma intanto che Diamo stavo live. riguardando il replay, Fokker ha tentato l'attacco su Fabiani, finalmente dopo giri e giri di studio, cioè, tra i due c'è stato un lieve contatto, ma le posizioni rimangono immutate. Mentre De Andreis, che era in rimonta, ha commesso un errore all'inizio di questo giro e in rettilineo si è ritrovato senza velocità e sverniciato, letteralmente sverniciato da De Aio, Selle, Turri e Del Pero. Quindi è ritornato in quindicesima posizione. Penco comunque sta veramente facendo giri veloci su giri veloci, ma Ceccalupo non è da meno. No, non è da meno, il distacco tra loro rimane costante, intorno ai 4 secondi. Probabilmente Penco è stato molto più bravo e ha avuto una sensibilità maggiore nelle primissime fasi di gara nel gestire il pneumatico freddo e a trarne il massimo, perché ricordiamoci che al primo giro lanciato dopo la safety car Penco ha fatto segnare un 1:24,5, mentre alle sue spalle si girava sul 25, per cui davvero bravo Cesare nella gestione di quest'auto, si dimostra un gran sim driver anche con la 500 Abarth. Sì, va veramente forte. Va forte ovunque praticamente oramai. È diventato uno dei sim driver di riferimento, se così si può dire. Sì, assolutamente. Intanto De Aio cede la posizione ad Andreis che ripunta di nuovo Selle. Sai, oramai Sì, preso di infatti. mira da tutti, poverino. Ma sono con le immagini su Fokker e Fabiani. Sì, al Perché. momento sembrerebbe essere la lotta più interessante. Sia per il breve distacco che c'è tra loro, sia per il fatto che si stanno giocando comunque una posizione di rilievo, la quarta, e che davanti a loro Dos Santos il podio non è lontano. In questo No, momento il gradino più basso del podio è quello di Mauricio Dos Santos, mentre abbiamo superato però, sono davvero volata questa prima parte di gara perché l'abbiamo abbondantemente superata e mancano 17 minuti al termine. Ricordiamo all'occasione che il formato di gara prevede una durata di 40 minuti, al termine del quale il leader della corsa completerà il giro. Semplicemente completerà il giro durante il quale i 40 minuti scadono, quindi non ci sarà un giro ulteriore allo scadere del tempo e la gara sarà conclusa nel momento in cui il leader taglierà il primo giro dopo lo scadere del 40° minuto. ci ha provato ancora Fokker, ma non ha quello spunto per avvicinarsi a Fabiani e tentare l'impresa in staccata. È sempre È lì molto vero, vicino. è sempre lì, ma non riesce, probabilmente anche grazie a, diciamo, una certa attenzione, torniamo al discorso del rispetto degli altri sim driver in pista, non vuole tentare una manovra eccessivamente forzata e quindi questo fa sì che tra loro la lotta continui. Vediamo un po' dietro cosa sta accadendo. Molle molto vicino alla vettura sgargiante color rosa di Alessio Melani, sempre livrea molto particolare, quella del Nervo Sputnik Motors. Beh, Beh, ma in questo periodo con il Giro d'Italia è anche a tema. sì, ci può stare. La 500 rosa invece della maglia rosa. Lo vedo molto impiccato Alessio Melani. Arriva un po' sottosterzante in ingresso curva. Cerca di frenare forte, ma questo poi non gli porta inserimento. Però ha ripreso De Aio. Ha ripreso Intanto Rota De Ghironi, strategia degli Sport Palace, Rota Ghironi in pit lane per la sosta dei box. Non condivido molto questa mossa. A parte che ci stanno mettendo. No, neanche una sosta abbastanza veloce. Più veloce è quella di Ghironi. E mo chi passa prima? Dicevo, non condivido molto questa cosa. Perché? Perché ora sono a centro gruppo. Ora sono a Sì, e centro escono gruppo. proprio dietro il duo che stavamo seguendo poco fa, Melani e Molle, escono proprio alle loro spalle, però, oddio, ed avranno anche qualche litro di benzina in più. Attenzione, 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 Falcone, Falcone è venuto fuori alla velocità curvatura e li passa entrambi. E li passa entrambi. Beh, qualche litro in più, si parla di 2 o 3 litri in più, Sì, poco, però. certo, poca differenza. Però capisci che rimanere imbottigliato nel traffico adesso, mentre prima avevano pista libera, non è una gran mossa la loro. In effetti non sembra essere una gran mossa, però aspettiamo prima di valutarla, aspettiamo l'esito finale.
Comunque è passata mezz'ora di gara, visto che l'evento dura 45 minuti, e al momento. Ah, perdono, Ah, perdono, avevo tranquillo, calcolato 40. tranquillo. Nelle prime due posizioni abbiamo Penko e Cecalupo del Rivetto Racing Team, che faranno ancora doppietta. Un po' ancora, non c'è stata doppietta nel round scorso, Questa è però. una buffata, però gliela tiri così. Dopo mezz'ora di gara gliela tiri No, forte. dai, su. Attenzione, Fokker. Fokker adesso è vicinissimo. Fokker adesso è vicinissimo. Potrebbe veramente provarla. È con lui, nell'abitacolo con lui. Andiamo on board. E non cambia marcia qua. Sfrutta tutta la quinta. Si butta all'interno. Staccata, portentosa. Fokker, in percorrenza. Bravo anche a gestire il panettone. Ma guarda Fabiani come in percorrenza si tiene la posizione dietro del Eh Pero sì, perché Lupoli. Fokker è andato con l'anteriore destra a colpire il panettone interno alla curva e quindi questo gli ha fatto perdere quel tempo sufficiente affinché Fabiani potesse riprendersi o comunque mantenere la posizione. Anche c'è stato un sorpasso anche di Del Pero su Lupoli. Del Pero una bella rimonta alla sua ottava posizione e non è lontano Magoni. Ricordiamo comunque che si deve ancora fermare, anzi, diciamo che tutti si devono fermare, Esatto. tranne appunto il duo. Rota Ghironi. Esatto, Rota Ghironi si è fermato in realtà anche Calori e anche Franceschin. Sì, si sono fermati nelle prime fasi. No, Calori, se non sbaglio. No, 19esimo e adesso. 20esimo giro. Perfetto. Chissà cosa ho visto. Qua molto stretto Lupoli, però gli manca di accelerazione. Molla, intanto passa Melani. Beh, ora può riprovarci Fokker come nel giro precedente. Andiamo a Vediamo. vedere. È molto vicino, forse un pelino meno rispetto a prima. Può sfruttare la scia e venire risucchiato, avere una velocità di punta maggiore. Gli chiude la porta in faccia. Gli chiude la porta in faccia a Fabiani. Nemmeno troppo, quel giusto. Sembrato aver lasciato lo spazio di un'auto, ma non di più. Mamma mia, qua dietro se le Ah, stanno. adesso lo prende Fabiani il panettone e Fokker passa. Bello, bello, è una bella Lo lotta stesso questa qua. Bella, panettone che aveva rallentato Fokker, ora viene colpito da Fabiani. bella la lotta che stiamo assistendo tra Fokker e Fabiani Sì, comunque. intanto dietro De Andrés su Turri, vicinissimo, ci proverà. Andiamo a vedere. Oh, mamma mia, quanto gli è arrivato vicino. Anzi, dà anche un piccolo bacetto. De Andrés sembra averne molto di più. Si ferma ai Fa box. sentire la sua presenza, De Andrés. Esatto. Anche De Aio su selle. Lotta, rivetto, drive-in. E Fabiani non ci sta. Ah, Fabiani mi sa errore. Ah no, è uscito solo un po' più stretto. Attenzione, attenzione che si butta dentro. Fabiani si butta dentro, non c'è spazio. E adesso qua nell'incrocio dovrebbe guadagnare in uscita di curva. E infatti così è, non sa dove passare. Si butta all'interno. Fabiani in frenata. Gran bella la mossa quella di Andrea Fabiani che si va a riprendere la Ma ora quarta. sarà difficile di tenere la posizione No. sul tentativo di Fokker perché in rettilineo potrà sfruttare la scia. È troppo vicino per Vediamo. sfruttarla, però, a mio parere. Può darsi che anche tu abbia ragione. Mamma mia, qua passano in due con Fokker che teoricamente è avanti, ma ricordiamo Ma qui che. all'esterno riperde qualcosa. Adesso poi c'è questa staccata qui dove si può fare la differenza anche all'esterno. Ottimo Fokker che stavolta la chiude, non dà la possibilità a Fabiani di aprire il gas e si va a prendere la quarta posizione. Stavolta Fokker deciso, deciso senza paura su Fabiani che non può nulla se non accettare la sportellata dolce, ecco, una sportellata comunque sportiva possiamo dire, e si deve rimettere alla rincorsa di Fokker. De Andrés e De Aio si sono fermati. Ah, Fokker un pochino lungo all'ingresso del T3. È qua Al molto. tornantino, sì, due linee completamente diverse. Fokker chiude tutto all'interno. Fabiani prova ad avere un'accelerazione migliore con una linea diversa. Però forse questa non è il momento migliore per No. tentare un sorpasso, ma senz'altro è un punto in cui avvicinarsi per poi rimanere vicini. Ma Fokker si toglie dall'imbarazzo andando ai box. Hanno perso un sacco di tempo su Dos Santos. Già, Dos Santos nel frattempo se n'è andato, sì. Ebbè, Dietro, dietro, Turri, impressionato. Turri, Turri. Contatto. Tu ricontatto con Melani? Possibile? No. Non si è ben capito. In accelerazione aveva fatto passare Selle. Poi è stato preso dentro da Melani. Era lì in mezzo alla pista, girato. Un'incomprensione generale, mentre loro ritaglia la strada, Mamma Ghironi mia. deve entrare ai box. È un po' di Anche Falcone ai fuoco. box, anche Molle, l'ha anche liberato Molle ai box.
Fokker ha perso. Ah, Fokker è rientrato dietro Del Fokker, Pero. sì, è rientrato dietro Del Pero. Sta a vedere che Del Pero fa come al primo round Amazzone. In effetti non mi è ben chiaro quanto full saving serva per poter arrivare a fine gara. Non so se c'è margine per i sim driver per poter tentare questa strategia. Tu che Guarda, dici, Matteo? non lo so, Amazzone. A Magione c'è stato, C'è almeno stata ed è questo. arrivata sul traguardo senza benza. E a Donington Park non c'era questa possibilità. E Vallelunga, secondo me, è un po' più simile a Donington Park con questi rettilinei lunghi. E quindi tenere le marce su il motore su di giri. Non lo Per molto so. tempo, sì. Non so quanto possa fare full saving qui Alessandro Del Piero. Va bene i box. C'è Calupo ai box. Dos Santos va avanti. Vedremo, vedremo. Del Piero ai box. Esatto, Del Piero ai box ci toglie il dubbio. esatto. Sì, perché vedo che comunque il rabocco, per esempio, di Ceccalupo, che intanto ci siamo persi. Ceccalupo ai box, Sì, quanto è no, un rabocco di 13 l'ho litri? Ah, perdonami, me lo sono perso io allora. detto. 13 litri, sì, bene o male tutti hanno fatto dai 10 ai 20 litri, a differenza di Frattini che ne ha caricati 23, forse un piccolo errore. Intanto i ragazzi degli Sports Palace recuperano la sesta, la settima e l'ottava Eh posizione. sì, eh sì. Ottimo. Anche Quindi Rosmarino, forse non ottimo. così sbagliata la strategia come. Attenzione, Fabiani è dietro a Fokker. Si è fermato, ci siamo ripersi il rientro in pista di Fabiani, che adesso si va a riprendere nuovamente la posizione su Fokker. Si stanno dando delle sportellate, ma ci sta con queste vetture. Adesso vediamo chi tiene giù il gas qui, Fabiani. No, qua non ci si passava in due. La tengono entrambi, però. Bravi a limitare i danni, però in effetti se la sono data in un punto in E no, non cui si forse era passava. meglio stare un pochino più attenti. Nella disgrazia, bene che siano riusciti a tenere l'auto e il loro divertimento possa proseguire, così anche il nostro. Sono ancora molto vicini. Penco e Dos Santos Benco e ai Dos Santos, box. esatto. Sono curioso di vedere, ma non c'è tanto da fare qua ai box. Tempo da recuperare. Tutte le soste sono state tra i 27 e 28 secondi. Penco 26 secondi e 6 di sosta, il più veloce. Anche Vediamo. nella sosta è più veloce. A Dos Santos di un pelo dietro a Ah, Ceccalupo. no. Ah, sì. Si è recuperato qualcosina su Ceccalupo, ma no, direi che i distacchi sono rimasti pressoché invariati, circa un secondo e mezzo, due. Turri su De Aio. Turri vuole passare, gli dà qualche piccolo bacino sul paraurti posteriore. Si butta all'interno, adesso deve aprire il gas, cercare di non avere sottosterzo. È uscito forte anche De Aio, però. Sì, sono usciti forti entrambi, nonostante abbiano percorso la curva in due, affiancati. Adesso stiamo vedendo delle lotte un po' più. Come si può dire? Non mi viene il termine, Edo. Barbare o corrette? No, un po' più corrette. Quelle barbare le abbiamo viste all'inizio. Attenzione a Ok. Calori dietro, che anche lui scalpita, vuole passare. Dietro di traverso, Falcone la mette di traverso. Non sa di avere una trazione anteriore. Drifta lo stesso. Perde un po' di tempo. Perde un Sono po' di tutti tempo. facili a driftare con 600 cavalli di trazione al C'hai posteriore. ragione, certo. Franca è sprofondato comunque. Già da inizio gara, 24esimo. Iscrivetevi al suo canale, se no crashiamo tutti. No, a Ma parte gli perché ha un scherzi. canale Luca Franca? Certo che ha un canale. Luca Franca Del Pero su Magoni. Su Mangoni, Ma direttamente dal Gelli Magoni. Studentese. Magoni. No, qua no, così non si fa. Magoni gli tira una botta sul paraurti posteriore. Non ci sta Del Pero. Che quasi gliela ridà, poi desiste. Un po' troppo rude questo sorpasso di Magoni. La DG qua avrà veramente da lavorare. Poi, se ovviamente Del Piero farà reclamo, ma non ci sta comunque Del Piero che No, ne ha di più. si fa vedere. Si mette sulla sinistra, decide di stare all'esterno in questo curvone veloce. Ricordiamo comunque che poi, grazie a questa curva di ampioraggio, esci con una velocità di punta più elevata. Infatti, incrocia. Adesso si mette dentro, non lascia spazio a Magoni che però si butta lo stesso. Bella, bella, bella questa Beh, lotta. sì, sono
andati un pochino a toccarsi l'anteriore sinistra di Magoni sul posteriore destro di Del Piero, ma entrambi controllano l'auto molto bene e riescono a superare, diciamo, indenni quelle due curve a destra. Attenzione ancora Fokker. La lotta che mi sta piacendo, la lotta che mi è piaciuta di più. Magoni su Del Piero, male entrambi. Magoni entra fortissimo su Del Piero, lo spedisce sulla ghiaia. Ma Del Piero è ancora lì, certo, dietro Selle, De Andreis e Molle ringraziano perché riguadagnano un sacco di terreno, un sacco di distacco che avevano rispetto alla coppia Magoni-Del Piero, però posizioni attualmente ancora invariate, con Del Piero che continua a farsi vedere su Magoni, il quale, come abbiamo visto, non è proprio dell'idea di lasciarsi passare facilmente. Ma ripassa, ma sa, gli ha lasciato, sì. Magoni gli ha ridato la posizione, molto corretto. Molto corretto, ne prova Selle ad approfittarne, ma scusami, ma vado da Fokker, che è praticamente meno di un decimo. Qua poteva provare la staccata qui su Fabiani. Ma è Fabiani che ha fatto... Errore! Ottimo, bell'incrocio. Questa lotta mi sta piacendo tantissimo, a parte quel contatto che c'è stato proprio... Fabiani. No, non passate qui in due, ragazzi. Ricordatevelo, l'avete fatto prima, al giro prima. E infatti, hanno imparato dai loro errori. Passano entrambi indenni all'esterno. Fabiani, andiamo... qua lungo, cerca di incrociare, uscire più veloce. Siamo on board con Andrea Fabiani, che comunque è una qualifica non entusiasmante, ma poi un ottimo recupero. Sì, intanto dietro Magoni e Selle continuano a darsele. Io non so più chi seguire. Anch'io sono un po' imbarazzato. Sto facendo i salti mortali tra il gruppo Del Piero, Selle, Magoni, De Andreis e Fabiani Fokker davanti. Fokker. Non lo so, Fokker. L'hanno appena scritto in chat. Fokker. Perfetto. Grazie, Leo. Grazie, allora ci scusiamo con Fokker per averlo chiamato ripetutamente Fokker. Attenzione, Del Piero sta un po' mettendo il turbo, sta cercando di scappare, ma Selle non molla. Magoni adesso è stato un po' risucchiato anche da De Andreis, che penso che ne avrà di più. Ancora Fabiani su Fokker, una staccatona, ma va di nuovo lungo e Fokker intelligentemente lo aspetta, incrocia e mantiene la posizione. Rosmarino su Ghironi invece, passato, si butta dentro Ghironi, però non ci sta, e anche qui assisteremo a un incrocio, penso proprio di sì. E qua Rosmarino aveva diritto di linea, ha dato una leggera sportellata a Ghironi e si riprende così l'ottava posizione, ma anche Selle con Del Piero. Del Piero. Attenzione ragazzi, qui non si passa, mancano solo 2 minuti, non fate cavolate, si butta dentro Selle. Infatti finisce un po' per Prati. Staccatona di Del Piero, che però deve mollare un po' il freno per non andare dritto. Resiste all'esterno, adesso c'ha la curva a favore, deve stare tutto all'interno. Selle sicuramente avrà una maggiore accelerazione. Bella la difesa qua di Del Piero, molto bella, bravissimo. E molla Selle, mamma mia che gara cardiopalma che stiamo vedendo qui nelle retrovie. Fokker, vediamo un po' se n'è andato. Mica tanto. Errore di Del Piero qui, largo Del Piero. Selle molto più stretto, esce con un'accelerazione migliore da quel che sembra. Invece no, Del Piero sfrutta tutta la curva per portare più velocità alla sua 500 Abarth rosso e nera. Ma attenzione, perché Selle non ci sta, meno di un decimo il suo svantaggio su Del Piero. Adesso sono tutti e due affiancati, vediamo chi avrà la meglio qui in staccata. Mamma mia, l'hai vista come... Ma l'hai vista come la macchina praticamente è andata un po' di traverso, proprio facendo scivolare l'anteriore, ma resiste Selle qua ancora. Qua molla, Del Piero molla, vedrai, non si butta dentro. Non è vero, si butta dentro, però qua ha mollato. Molto... attenzione a Magoni dietro, Magoni dietro che ne approfitta come una iena, ci prova, si butta tutto dentro. Deve resistere adesso Del Piero per non perdere la 11ª posizione. La top 10 è ancora alla sua portata, mentre Penko è nel suo ultimo giro. Tra poco andremo a seguire. Magoni sul panettone. Mamma mia, non ce la faccio più, mi manca il fiato.
Accidenti, mancano 20 secondi allo scadere del e tempo. Si impecca nell'ultimo giro. Sull'ultimo giro. Ah, una gara così vivace che è volata. È volata, ma allo stesso tempo io non ho... largo del Pero, si butta dentro! Si butta dentro Ghironi! Magoni, scusate, una leggera sportellata! Prova, così, De Andrés! No, no, no! No! Magoni perde il controllo dell'auto e coinvolge Del Pero. Del Pero è sempre sfortunato l'ultimo giro. Mamma mia. Turri, dov'è passato? Sono su Penco comunque, sono le ultime curve. Direi di dare un po' di... telecamere anche su buon Cesare. Però, però. È un po' sfortunato Del Pero anche la gara scorsa. Posizioni, già, mi spiace. Anche Cesare Penco, diamogli il merito, quel che Cesare è di Cesare, vabbè. Scusate la battuta. Esatto. Attenzione, Cesare Penco, l'ultima curva per lui dopo 45 minuti di gara, dominato dall'inizio alla fine. Pole, giro veloce, vittoria, insomma. Non c'è stato nulla da fare. Cesare Penco va così a vincere il round numero 3. Non ha vinto Cecalupo, ma ha vinto ancora la Rivetto. 3 su 3 per la Rivetto Racing Team. Doppietta in questo evento con Cecalupo. Molto vicino a Dos Santos, si è avvicinato. E dietro Fokker. Fokker ce la fa. Quarta posizione. Quarta posizione sulla Fast Age di Fabiani. Arriva poi il duo Esport... non mi viene più il termine, non ce la faccio più... Esport Palace Racing Team con Rota e Frattini. Segue poi Rosmarino in ottava posizione. Nona posizione per Ghironi, sempre dell'Esport Palace Racing Team. Ottima la sua gara. Selle decimo. De Andreis alla fine ce l'ha fatta. Undicesimo, ha rimontato un po'. Liberato molle ancora del Rivetto. Il dodicesimo, via via tutti gli altri. Insomma, una gara bella da vedere. Ci sarà tanti. Quintetto strepitoso in lotta: Lupoli, De Aio, Calori, Sabatini, Franceschin, Favini, ventesima posizione, Franca chiude la gara in ventunesima posizione, davanti ad Alessio Melani, ventitreesima posizione per Russo, ventiquattresima per Timis, che conclude ora la gara. Del Pero si è ritirato nell'ultimo giro. Probabilmente anche un gesto di stizza il suo per quello che era successo poco prima davanti ai box. Purtroppo nelle gare succede anche questo, ma grandissima prestazione ancora del Rivetto Racing Team, primo e secondo. Ottimo Cesare Penco, vediamo un po' se arriveranno anche i suoi compari o sarà lui l'unico qua a farsi vedere sulla linea del traguardo. Intanto Franca punta una Rivetto nel giro di rientro e la fa fuori. Vabbè, cose che non vogliamo mostrare. No, Edo, per niente. Gara entusiasmante, tirata Matteo, dall'inizio. 45 minuti volati. Sì, la voce è volata, il fiato non c'è più, ho sete. E veramente, veramente bella. Una gara spettacolare da vedere. Un po' meno... Sì, da vedere, da seguire, e secondo me si sono divertiti tanto anche i sì, driver in pista. Assolutamente. Tra un'imprecazione e l'altra sicuramente si sono divertiti, perché ho tolto Penco, gli altri, tolti forse Penco e Cecalupo, gli altri sono stati o nelle primissime fasi o fino nelle ultime sono stati in lotta con distacchi davvero ravvicinati. Bravi tutti, nonostante qualcuno abbia magari bisogno di rivedere un po' il suo atteggiamento in pista, senz'altro la direzione gara ci penserà e darà delle, come al solito, delle penalità esemplari, laddove noterà dei comportamenti non corretti, e quindi sicuramente anche chi ha sbagliato avrà modo di imparare la lezione. Va bene Edo, direi che possiamo andare un attimo live con le pubblicità, tempo poi di portare gli ospiti, fare delle interviste veloci, e in modo da chiudere in bellezza questa serata. Perfetto, a tra poco. Quindi allora, a tra poco.
Eccoci ritrovati dopo la splendida gara del terzo round del campionato 500 Abarth con i protagonisti, i tre sul podio. Qui con me sempre Edoardo Forcieri. Ciao Edoardo. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Partiamo dalla terza piazza di Maurizio Dos Santos. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Seconda posizione per Claudio Cecalupo. Ciao Claudio. Ciao, buonasera. E in prima posizione l'immancabile Cesare Penco che dopo un secondo round molto sfortunato, perché a questo punto gli chiederò che cosa è successo lì a Donington. Va a vincere in prima posizione. Ciao a tutti, buonasera. Edoardo, abbiamo visto una gara particolare. I tre qui davanti non ci hanno fatto divertire come tutti gli altri, ma dobbiamo prima di tutto fargli i complimenti perché sono riusciti a togliersi dai guai sin da subito e poi a dettare un ritmo abbastanza importante per staccare tutti gli altri. Direi quindi di partire con. Intanto scusami, Claudio, mi fai un po' di eco ogni tanto, se puoi sistemare al Pronto. volo. Ok, ti ringrazio. Partiamo quindi con Maurizio Dos Santos, complimenti, terza posizione per te. Vogliamo un attimo capire che cosa può essere successo, visto che avevi la seconda piazza, ad un certo punto ti abbiamo visto lasciare passare in scioltezza, Claudio? Forse un errore? No, no. Allora, è successo che dopo la safety car, avevo le gomme forse un po' troppo fredde e notavo che l'audio, cioè, ne aveva di più in quella fase. E ho visto che, ho detto, boh, secondo me battagliando troppo perdevamo sia io che lui. E quello che non volevo, cioè volevo essere costante. Quindi alla fine, quando ho visto ver che veramente, cioè, era in scia, si rischiava un po' l'incidente, no? Magari se chiudevo la traiettoria e ho detto, boh, alzo il piede e dopo cerco di stargli attaccato. Il problema è che non sono riuscito a stargli attaccato, perché diciamo nel primo quarto di gara non avevo il passo che volevo. Peccato, dopo sono riuscito a essere costante, sono riuscito, diciamo, a essere tra il secondo e il secondo e mezzo fino alla fine della gara. Peccato, cioè, va bene così, comunque non andava, diciamo, l'auto proprio come volevo, però diciamo è un 9 su 10, dai, come setup e come prestazione. Comunque una terza piazza che consolida la tua seconda posizione in campionato. Ah, non sapevo. Ah. Ah, non sapevi di essere Sì, secondo? sapevo di essere secondo, ma non. Ah, Beh, ok. considerando che Cecalupo è arrivato davanti a te ed è lui per ora Sì, il primo, ok. direi comunque che hai consolidato la tua Sì. seconda posizione. Anche Cosa, ecco, positivo. cosa ti mancava per avere quel 10 su 10? Dov'è che hai avuto più difficoltà? Ho avuto difficoltà nelle curve veloci, soprattutto in quella veloce a sinistra, prima dei tornantini. Non teneva bene e soprattutto in frenata, sì, in frenata non riesco a gestire ancora bene la frenata su quest'auto. Arrivi un po' forse troppo impuntato e non riesci ad avere percorrenza, immagino. Sì, esatto. L'abbiamo visto in tanti questo problema stasera. E, Edoardo, tu hai qualcosa da domandare a Maurizio? Ah, avete già detto tutto voi, a me lasciate le briciole. La prossima domanda la fai tu allora a Claudio. No, beh, allora innanzitutto complimenti a Maurizio per la gara che ha fatto, perché complimenti, lo dico subito a tutti e tre, siete stati bravissimi a levarvi di torno da quelle che potevano essere le problematiche iniziali e a mantenere quel minimo vantaggio di sicurezza per poi poter gestire la gara in modo diverso da quello che invece è successo nelle vostre immediate retrovie. Pensate solo che Fabiani e Fokker, che erano in quarta e quinta posizione, se ne sono date di santa ragione per tutta la gara. Quindi diciamo che la vostra, se, a mio modesto avviso, la vostra vera bravura oggi è stata quella di imprimere fin da subito il vostro passo. Detto questo, in ottica campionato, pensi che ormai il secondo posto sia consolidato o in vista dell'ultima gara hai qualche, diciamo, paura, l'affronti con qualche timore?
No, io, boh, l'ultima dovrei trovarmi bene, diciamo, nell'ultima pista. L'unica cosa, siccome sono piste corte, le qualifiche sono un po', diciamo, la mia difficoltà nelle qualifiche, no? Di trovare il buco giusto. Se mi qualifico bene nella prossima e un setup simile a questo, spero tra la seconda e terza posizione. Comunque spero ancora nella seconda, diciamo. Bene, Maurizio, ti ringrazio, Grazie a voi. gentilissimo come sempre. Beh, possiamo passare allora, Matteo, se tu non hai altre domande da fare a Dos Santos, possiamo passare al leader del campionato, Cicalupo. Sì, direi che possiamo passare a Claudio. Claudio, buonasera e Buonasera a complimenti. voi, grazie. Quest'oggi la vittoria ti è stata rubata dal compagno di squadra, da Cesare. Altrimenti sarebbe stata una clamorosa tripletta, ecco, dopo le splendide vittorie delle prime due gare. In ottica campionato però non cambia nulla, è un risultato che tutto sommato ti sta bene. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti ai ragazzi. E poi sì, diciamo che la cosa importante è che oggi abbiamo massimizzato anche il punteggio per quanto riguarda il team. Non è una mia priorità vincerne 4 su 4, l'importante era arrivare comunque davanti a Maurizio che ha fatto una grande gara e soprattutto mi sono trovato veramente a pochi centimetri a duellare con lui, molto molto corretto, mi sono divertito molto e credo che se avessimo continuato così tutta la gara comunque non sarebbe successo nulla perché veramente mi dava fiducia per stargli vicino e insomma non si trovano tanti piloti come lui in giro. E anche come Cesare, non si trovano tanti piloti come Cesare, stasera l'ha dimostrato e sono contento che nel nostro team, insomma. Beh, grazie Claudio e complimenti anche per la tua sportività. Comunque fare i complimenti così ai rivali a caldo è sempre un bel esempio da dare anche a chi vedo in chat si sta lamentando Adesso faccio il cattivo. No, non fare il cattivo, No. sono i commenti a caldo, su, non li sgridare. Anzi, invitali ad ascoltare Claudio, Maurizio e anche Cesare, che sicuramente avrà lo stesso stile che hanno dimostrato il secondo e il terzo classificato. Ma perdonami Claudio, ancora un'ultima curiosità. Te l'aspettavi, lo sapevi già dall'allenamento, dalle prequalifiche, che Cesare sarebbe andato così forte? Sì, Cesare è forte ovunque e anche a Donington, insomma, aveva il passo per stare lì davanti con me. Oggi ne aveva decisamente un po' di più e quindi niente, ma l'importante, ripeto, è vincere il campionato team, vincere il campionato piloti, a questo punto manca solo una gara. E come avete detto bene voi, la cosa fondamentale è stato rimanere lontano dai guai all'inizio e per questo è stato fatto. Ringrazio appunto di nuovo tutto il team perché è stato fatto davvero un grande gioco di squadra, sia nella preparazione del set che delle gare, che al primo giro soprattutto. E niente, se stiamo andando bene è merito sicuramente di tutti. Grazie Claudio. Matteo, vuoi Sì, chiedere qualcosa a Claudio? soltanto una cosa. Abbiamo visto, si è arrivato alla fine a 4 secondi barra 5 da Cesare. Nella prima parte di gara, prima del pit stop, il distacco era sempre costante sui 4 secondi. E Cesare è riuscito a dare quello strappo per prendere appunto questo vantaggio. E poi ho visto che ti sei avvicinato molto come tempi. Cosa ha in più attualmente Cesare rispetto al tuo passo gara? Loculus? Non lo so. Quali sono punti di vista? Io con l'Oculus sto male dopo 5 minuti e vomito. Beh, diciamo che sapevo di avere qualcosa in più di Maurizio anche dalle prequalifiche. Non mi aspettavo che facesse quel tempo in qualifica, appunto, però poi dopo in gara sia Cesare che io siamo andati più piano di quanto potevamo andare, ma sicuramente lo confermerà anche Cesare. Quindi poi dopo il sorpasso, più che guardare i 4 secondi che avevo da Cesare, che comunque sarebbero stati incolmabili, perché anche girando perfetto non sarei riuscito a togliere più di 2 decimi al giro, quindi servivano 3 gare forse. Guardavo più il distacco che avevo dietro da Maurizio e ho fatto una gara tranquilla. Quindi questi miei commenti a caldo in realtà li stavo già pensando durante la gara perché ho gestito davvero tutto il tempo stasera. Perfetto, quindi proprio una gara intelligente la tua e direi ottima, con due primi posti, un secondo posto, oramai il titolo piloti è bello che è incassato.
la disconnessione è dietro l'angolo. Ah, dai, Nel dai, io quelle. porca. Ai 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 ai, no, quello c'è solo Di Lorenzo che può perdere i campionati disconnettendosi, quindi Spero che ti senta e ti insulti. gli voglio bene a Di No, non mi riferivo Lorenzo. assolutamente a lui. No, no, lo so. Non lo augura a Va nessuno una cosa del bene. genere. Va bene. Io ti ringrazio, Claudio. Hai fatto fino ad ora un ottimo campionato e complimenti ancora. Grazie a voi ragazzi, buona serata. Anche da parte mia, ricambio i complimenti. Grazie. Edo, lascio ancora la parola a te, visto che sei preso bene per le interviste. Ah, sono preso bene. Cesare, complimenti, complimenti, grande vittoria. Grazie, grazie, buonasera. Ciao Cesare. Vorremmo ascoltare dalla tua bocca un commento sulla gara, sulle prime fasi e poi su qual è stato il tuo pensiero principale man mano che i minuti scorrevano. Dopo Donington demolire tutti. cos'è successo a Donington? Scusami. Sarò schietto, poi vedremo. A Donington credevo di poter giocarmi qualsiasi posizione. Probabilmente mi sono giocato la possibilità di vincere in qualifica non facendo la pole. Che era la portata, ma arrivavo da un allenamento di 2 giorni perché arrivava 3 giorni dopo la FC1, la 500, e da solo il giro buono era difficile per me da trovare, per cui mi sono qualificato quinto e poi in gara avevo comunque il passo perché comunque Claudio era un bel riferimento. Credo che sia perché io stavo man mano capendo di più come guidare a Donington, sia perché Claudio non stesse guidando proprio benissimo in quella gara, che ne avrei avuto un pelino di più. Per cui per me la questione si chiudeva attaccandolo e andando a vincere anche quella. Però giustamente sia per non prendere rischi, io il punto di vista della squadra lo capisco, sia per non prendere rischi e rischiare di rovinare il campionato a Claudio, al team, hanno chiesto di mantenere le posizioni. A quel punto a me, secondo, terzo, quarto, non mi interessava, anche in quel momento c'era Molle quarto e aveva un gap di una decina di secondi. Ho pensato di lasciare posizione a lui anche perché era lui che portava punti a Donington insieme a Claudio per il team. Per cui in ottica squadra era giusto fare questo dal momento che non potevo comunque vincere. Però ecco, al pit io ho pensato di farlo passare riparando i danni al pit perché poi stare fermo 10 secondi in pista non mi sarebbe piaciuto, ecco. Quindi ho fatto il pit aggiustando i danni con 3 minuti. il problema è che ho messo la riparazione anche dei danni al motore, non so per quale motivo ne avessi, però quella mi ha tenuto fermo 3 minuti. Alla faccia, ho capito. Noi pensavamo più un problema, un bug della piazzola, invece ecco svelato l'arcano, quindi Sì, una buono, svista mia che onestamente, avendola preparata in 2 giorni, buono. No, no, non per avevo carità. neanche mai provato il pit, per cui non sapevo neanche quanto tempo ci si mettesse. Vabbè. Vabbè, cose che capitano, comunque poi qui a Vallelunga hai dominato in lungo e largo, giro veloce, pole, primo dal primo all'ultimo giro, nuovamente tirato fuori il Cesare Penco che tutti conosciamo. Mi viene da farti una domanda, sei passato dalla Formula 1 alla 500, quale ti diverte di più? La 500, Oro, semplicemente fantastico. semplicemente per il motivo che a me la Non F2004 ti vada piace? avanti da inizio campionato, vuol dire che non mi piace, ma non mi piace per niente. La 500 non è una macchina veloce, vivi tutto molto più lentamente, però ecco, dal punto di vista del pilota è più divertente perché puoi fare bagarre, puoi fare la differenza su questa macchina è molto più complicato perché qua vincere una gara con 6 secondi di vantaggio credo sia come vincerla con 30 su una F2004.
perché veramente fare una differenza di 2 o 3 decimi qua è qualcosa di veramente difficile. Però ecco, sì, come ha detto Claudio, confermo che quantomeno io e probabilmente anche lui fino al pit potevamo girare in 24 e mezzo, quantomeno io potevo girare fino al pit in 24 e mezzo, ma dopo che i primi 3-4 giri che ho fatto 24 e 3 e avevo preso più di 3 secondi di vantaggio, già mi sembrava inutile continuare a spingere. Allora guardavo il giro che facevano loro e mi Ti adattavo adattavi. al passo. Sì, non c'era alcun bisogno di spingere. Ci fosse stato bisogno di spingere, il 24 e mezzo fino al pit lo avevamo, poi quantomeno io, ma credo anche Claudio, 24,6, 24,7 lo avesse. E poi dopo il pit, sì, con gomma quasi finita e macchina di nuovo più pesante, si tornava sopra il 24 alto, 25,0, che poi è il passo che in realtà abbiamo tenuto per metà gara. Quando ho visto che non c'era bisogno di spingermi, sono subito assestato su quel passo, perché tanto, come ho detto, non c'era alcun bisogno. L'obiettivo mio era raggiunto, l'obiettivo della squadra pure, per cui un 1-2 è importante per noi due che portavamo punti, quindi andiamo a casa con un bottino pieno e va bene così anche per il campionato di Claudio. Mi dispiace non avergli lasciato la vittoria, probabilmente guadagnare altri 8 punti su Maurizio gli avrebbe fatto sicuramente più comodo che 3, però dai, ne ha già vinte 2, una gliel'ho regalata io, per cui. Vabbè. Io voglio fare una domanda a Cesare, ma com'è possibile che tu ci hai messo 2 secondi in meno di me a fare il pit se abbiamo gli stessi meccanici Rivetto? Ah, ma ha caricato solo 10 litri di carburante. Sì, 10 litri ho messo. Io anche, ma sei entrato di traverso, cosa hai fatto? Sono entrato forte senza frenare, perché tanto col rallentamento che hai appena passi la linea del box non andavi a picchiare nel muro. E Ah, poi sono ok, buono partito di sapersi. seconda, e poi sono partito di Ah, seconda dalla piazzola. È il più veloce anche al pit, Cesare. Quindi Io altro che il sono. Grand Chelem, tutto, vi invito tutto stasera. In chiusura, posso fare un'ultima domanda, Matteo? Abbiamo Vai, vai, tempo. vai, Una vai. veloce domanda a Cesare. Perdonami, Cesare, faccio sempre questa domanda quando ho il piacere di essere in telecronaca e di poter intervistare il vincitore della gara. Per cui la faccio anche a te, che è la prima volta che ho questo piacere di incontrarti in questa sede. Ci sono tanti spettatori che ci seguono da casa, tanti sim driver che più o meno hanno esperienza, ma anche tanti altri che invece magari hanno meno esperienza o sono addirittura alle prime armi. Se tu dovessi dare un consiglio, solo uno, per migliorarsi a coloro i quali fanno magari fatica a raggiungere le posizioni di testa, quale consiglio ti sentiresti di dare? Bella domanda. Credo che alla base per raggiungere certi livelli ci debba essere allenamento, tanto allenamento, perché soprattutto con macchine come queste, dove fare la differenza è difficile, per cui anche in prequalifica per i nuovi che vogliono arrivare, bisogna fare un tempo di mediamente 6-7 decimi dal primo e non è facile. In una macchina come questa è importante imparare bene le linee prima ancora di imparare a fare un set, perché con questa è importante non perdere troppa velocità in percorrenza. E quindi il mio consiglio è allenatevi tanto. Poi per fare i set, se non siete capaci, ci sono decine di applicazioni che possono aiutarvi. Se cercate su Steam le trovate. Però le linee e imparare a guidare, quello non ve lo può dare nessuna app, per cui mettetevi lì, girate tanto e vedrete che piano piano i risultati arrivano. Perfetto, grazie Cesare, sei stato gentilissimo. Grazie, grazie mille Cesare. Grazie a voi. Detto questo, Edo, siamo arrivati alla conclusione, anche un orario abbastanza decente, 11:30, direi che Siamo in orario. sì, siamo in orario. Ah, aspetta, aspetta una domanda per tutti e tre, scusami, ma la devo fare. Il primo lag lap. Cosa avete pensato in quel momento? Boh, io ho visto
la sbarra, il guardrail nel mezzo alla pista, ho detto sarà uno dei soliti bug del mio Rift, quindi Ci tiro passo. dritto per vedere se è trasparente, Ah. e non era trasparente. No, io pensavo di aver sbagliato io. Qualcosa che mi... non so. È stato bellissimo vederlo da fuori. Va bene, dai. Bellissimo, imbarazzante, ma Sì. sicuramente divertente. Va bene, dai. Vi ringrazio, ragazzi, e diamo appuntamento a giovedì per il Mazda Cup, quarto round anche quello, giusto? Sì, Quarto round. assolutamente giusto. Esatto, e poi Le gare si susseguono sul portale Sport Series eh sì, Conferenza. e poi si entra nelle ultime gare, nell'ultima settimana di gare, tranne per l'FC1 che avrà anche il sesto round. Quindi restate con noi che fino a metà giugno avremo la copertura, poi vedremo. Grazie Edo per avermi seguito, è stato un piacere avermi seguito, scusa, sono stanco morto, avermi aiutato nella diretta di stasera, è un piacere Grazie a te Matteo, il piacere è tutto mio. e ci vediamo lunedì. Sì, ci vediamo lunedì e salutiamo, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, ciao, grazie. Buonanotte, Buonanotte. ciao a tutti, ciao.